Pizza e Cinema, il podcast in cui, mentre aspettiamo la pizza, parliamo di cinema e serie TV. Come sempre, è il momento di ordinare la pizza. No, però devi dirlo perché siamo in podcast, ti ricordo. Quindi questo è Pizza e Cinema, bentornati, il podcast dove parliamo di cinema e serie TV aspettando la pizza che non arriva mai. Le uniche volte in cui è arrivata è o perché qualcuno che ci sta seguendo ce l'ha mandata qui, oppure perché non l'abbiamo ordinata per farla arrivare qui, ma per farla arrivare a casa di Pietro. Esatto. Quando l'abbiamo ordinata da qui per qui non è mai arrivata, ormai sono 5 mesi che siamo qua. Dicono audio, no, la pizza è come godo, sì, si sente, la pizza è come godo. Audio. Io ordino la pizza. Io volevo dire questa cosa, facciamo arrivare la pizza anche oggi, diamo questo smacco a Mauro Zingarelli, perché Mauro Zingarelli non c'è mai stato, perché ha detto lui che non ha mai beccato la pizza, ha detto ma come, il venerdì mi arriva sempre a me, e lui, ah, fate arrivare a Gianni e non a me, facciamola riarrivare per Mauro Zingarelli. È un rosicone, io intanto ringrazio chi mi fa i complimenti e la barba, ho letto, mi sa che devo tenere questa. Ma vogliamo far vedere pizza, i tuoi capelli? Dicono tutti che è bellissima la mia barba. Però grazie, dice ragazzi, che ti invecchia. Vabbè, ho capito, 40 anni ce li ho. Ah, giustamente. Facciamo vedere i capelli. Rose i miei capelli, ancora. Ma perché dici i capelli rosa? Mazio, ma lascia perdere, vabbè, perché quello è pelato. Vabbè, okay. Vedi se è arrivato qualcuno, oggi avremo tantissimi ospiti. Cioè, Gianni, tantissimi. Tu, molti devi ospiti. Stare molto calmo, però. Molti ospiti avrei. Stai calmo. Allora, ho ordinato la due margherite. Due margherite. Vediamo cosa succede. Mentre aspettiamo i soliti nostri ospiti in video collegamento, come dicono quelli bravi, iniziamo a parlare di qualcosa, di qualche news della settimana, però teniamoci le cose fighe per dopo, perché ci sarà da parlare da J.K. Rowling. Che è stata mega trollata, tutta una storia sulla cicatrice di Harry Potter, una storia pazzesca, rimanete collegati. Poi Ezra Miller, che ragazzi ormai è un po' sparare sulla croce rossa, perché ridiamo, ma la cosa diventa anche seria e grave. È seria. Ma l'hanno trovato? Vabbè, non lo diciamo, non si sa dov'è, vabbè. Da cosa possiamo iniziare a parlare mentre aspettiamo? Io inizierei da Paramount Plus. Iniziamo anche un'altra piattaforma streaming. No, la domanda è, ma che cazzo c'è dentro Paramount Plus? Allora, te lo dico, a parte che ci saranno molti originali italiani che hanno già annunciato, ma tra le varie cose che ci saranno disponibili, sto vedendo che cosa c'ha. Star Trek, tutta la saga di Star Trek, MTV, Comedy Central, poi ci sarà SpongeBob, cioè praticamente South Park, ma basta. Praticamente siamo diventati come l'America 30 anni fa con la TV via cavo. Cioè adesso sono solo servizi a pagamento. Però il problema e la Rai non fa un cazzo, fa solo Don Matteo. Il problema qual è? Che a fuori servizi a pagamento, cioè cominceranno a levare le cose dalle altre piattaforme, certo. Perché poi arriva la piattaforma Pinco Pallo che ha la roba sua su Netflix, eccetera, e dice no, mo le cose le voglio sulla mia, e certo, quindi tira via tutto, e tu per vedere qualcosa devi avere tutto. Guigigi dice ma non è gratis tipo su Pluto TV? Che cazzo è Pluto TV? Allora, a parte Pluto TV è questo servizio gratuito che fanno pure gli spot, i pre-roll di YouTube, ci stanno molti. Cos'è? Non lo so, non è. Vabbè, praticamente è un servizio gratuito, in realtà è molto carino, ci stanno alcuni contenuti, soprattutto di reality TV e così via, però ci stanno anche alcuni film, tipo il testimone di Piff, lo trovi su Pluto TV, per dirti. Ma ti dicevo perché Paramount Plus sarà disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati Sky. Ah, quindi è incluso nel pacchetto per qualsiasi tipo di abbonamento. Ah, no, quindi te lo trovi su Sky. Come c'è anche Peacock. Esatto. Peacock che è un animale poi. Boh. Sì, mi sa che è un animale. Mentre se volete farvi Paramount Plus, il costo di questa piattaforma è 9,99 al mese, oppure 99 euro per tutto l'anno. Mi si spiego che è il pupazzetto di Cluedo. È un pavone? È un pavone. Lo vedi. Non me lo ricordavo. Vabbè, quindi che cosa fa? Paramount da quando? Sarà disponibile in realtà questa settimana. Ah, subito? No, sì. Ma non è vero, no, zio. Settembre. Ma settembre, che fai? No, settembre. Fake settembre, news, settembre, continua, settembre. Continua la, scusate, il filone, scusate, di Gianni e le settembre, tue fake news. Scusa, settembre 2022. La cosa interessante è che sono stati annunciati diversi originali Paramount Plus, tipo? Tra cui Tulsa King con Sylvester Stallone, 1932 con Helen Mirren e Harrison Ford. Anche tutti attori sulla cresta dell'onda, esatto, diciamo, giovincelli così, che si devono lanciare. Ma tra questi abbiamo anche molti originali italiani, abbiamo per esempio Circeo, una serie prodotta da Cattleya. Ah, è quella di cui si è parlato tanto? No, è la serie però. È una serie, hanno fatto una serie. Un film, ma immagino sia sul famoso
purtroppo omicidio del Circeo, no, sì. Erano, sì, 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 penso di sì. E infatti la protagonista sarà Greta Scarano, penso che sarà okay, proprio lei. Sì. Questa serie, oltre a questa serie qui, ci sarà 14 giorni scritta e diretta da Ivan Cotroneo. Cotroneo. In arrivo anche una serie, un film, 14 giorni. Una commedia romantica, è un film. Sì, sì. E poi anche Corpo Libero, e vabbè, insomma, ci sono vari annunci. Se andate, se state ascoltando il podcast e volete avere più informazioni, ritrovate tutti i vari link in descrizione, quindi potete vedere tutto questo qua. Non lo so, io forse sono un po' diventante... No, non è che chi se ne fotte, il problema è che stanno veramente un po'... aumentando in maniera smisurata queste piattaforme streaming. Ma anche perché poi parliamoci chiaro, ma non esiste proprio fisicamente il tempo per vedere esatto, tutto, cioè, esatto, una persona deve proprio scegliere che cosa vedere. Però a proposito di Apple TV, Apple Plus, sì, Apple TV Plus, Apple TV Plus, e dopo lo vedremo verso la fine della puntata quando vediamo i trailer. Ho visto il trailer del primo prodotto Apple TV Plus che mi ha intrigato. Cioè? Ve ne parliamo dopo, vediamo, quello horror, no? Sì, 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 sì. Sembrava carino, quindi chissà, magari mi sparo la prova. Perché io mi sa che ho una prova gratis ancora, visto che ho l'iPhone. Certo. Non l'ho ancora attivata. Se l'hai attivato, no. Sì, sono mi sparo una prova. Mi sparo una prova. Parlando di piattaforma, una notizia che non gli frega un cazzo a nessuno, ma che è importante sottolineare, è uscito il seguito del film dell'anno scorso su Netflix, quello Sotto il Sole di Riccione, ricordo male, è uscito il seguito. Beh, Sopra il Sole. Sopra il Sole. No, una Sotto la Vacanza ad Amalfi. Ma proprio il titolo originale. Però c'è Luca Ward dentro. Come attore. E sapete Luca Ward in quale altro film italiano sta? Scusa, ma ti chiamo amore. Sì, è un altro che è con il fratello di Muccino. Fratello di Gabriele, ho visto adesso Gianni. Hai visto adesso? Senti, ma dobbiamo controllare se arrivano qualcuno. Adesso, ok. E dicono le cronache di Nipponia in chat, dice: ma Violetta oggi non c'è. Non c'è purtroppo, sì, aveva tornerà un impegno, presto. Ma tornerà la prossima venerdì settimana. Prossimo. Vabbè, quindi avanti. Paramount Plus, Paramount 9 Plus. Euro al mese. Che bello. Io non sono un po' così, nel senso, scettico. Poi magari ci sarà la serie evento tipo questa di Apple TV Plus che stai dicendo tu, che ti dice che non è una serie, è un film. Cioè è un film che ti dice: guarda, vabbè, io sono mezzo incuriosito, e poi va bene così. Andando avanti, volevo parliamo delle... No, vabbè, queste ecco, voglio lasciare arrivati, là. Sono arrivati a vedi, tre, ammazzamo Giulia. Temporaneamente, quindi, dai. Incuffiamoci. Dove è l'altra cuffia? Qui si dovrebbe sentire. Incuffiamoci. Giulia e Andrea. Ciao Giulia, ciao Andrea. Ciao. Stecca il volume. Io spero che in live i ragazzi sentano, perché sto de qua e non de là, e quindi non vedo i volumi. Ragazzi, se non sentite né Giulia né Andrea, fatecelo sapere, così vado di live, di sistema le cose. Come va? Che dite? Come va? Io però Andrea, caldo. Non lo conosco. Andrea, piacere, non ci siamo mai incrociati ancora. Piacere. Andrea, ricordiamolo, è il curatore principale, creatore della pagina Nerd Movie Production, che noi molto spesso utilizziamo anche per prendere le varie news, e potete naturalmente anche seguirlo grazie. Su Instagram, c'è cioè il profilo TikTok, YouTube, dove OnlyFans, tutti, non si fa mancare niente. E parla comunque anche lui di cultura pop in generale. La nostra Giulia invece c'è ancora MySpace pure. Esatto, la nostra Giulia invece l'avete imparata a conoscere dalle nostre live. Anche lei una grandissima fan della cultura pop, la potete seguire su YouTube. Se scrivete punto esclamativo Giulia e punto esclamativo Andrea, avete tutti i loro social per seguire. Dicono li sentiamo, ma sono molto alti rispetto a voi. Si può fare allora qualcosa o... da passare? Un sì, pelino, sì, un pelino. Allora, stavamo commentando, vabbè, ma forse sì, una prima notizia sull'annuncio del lancio di una nuova, per fortuna, piattaforma Paramount Plus, che uscirà a settembre, di cui sentivamo effettivamente il bisogno. E non so, voi come state approcciando questo periodo, questi mesi in cui ogni 3-4 mesi c'è una piattaforma nuova? Come la vivete? Andrea? Giulia? Vai Giulia. Ah, grazie. Non lo possiamo dire ufficialmente, perché ufficialmente giustamente si acquistano tutti gli abbonamenti per tutte le piattaforme, perché è l'unico modo di fruire i contenuti, quindi ufficialmente diciamo così. Bene, sono contenta, non vedo l'ora di investire degli altri soldi nell'intrattenimento. Ma soprattutto di creare una macchina che crei del tempo, delle ore. Certo. Perché se no, esatto, non si sa poi uno che cosa dove lo trovi il modo di vedere tutto quello che è stato tutto
tutte le piattaforme. Eh sì. Concordo, tu Andrea come la vivi? Guarda, ormai ci abbiamo fatto il cavallo. No, anche perché alla fine mi ritrovo a sfruttarle bene o male tutte per motivi differenti. Tant'è vero che ho fatto Apple Plus inizio dell'anno scorso, o metà dell'anno scorso o inizio di quest'anno, non ricordo bene. Anzi, l'ho fatto inizio di quest'anno, perché ce l'avevo gratis per 6 mesi quando ho preso l'iPhone, quindi l'ho tenuto lì così a vegetare. Però devo dire che tra tutte, forse nonostante Disney abbia tutta la parte Star Wars Marvel dove ci sguazzo proprio a piene mani, per esempio Apple è stata una grossa sorpresa, perché fa poca roba secondo me rispetto alle altre, ma quello che fa sono sempre qualitamente incredibili. Cioè, per me Scissione è la serie dell'anno a mani bassissime. Ma Andrea, scusa, sì, Levo una curiosità, ma come, cioè, proprietario di una testata non puoi accedere ai contenuti? Cioè, non te danno l'abbonamento di base, cioè te lo devi comprare? Sì, in realtà, allora, dipende, nel senso che ogni tanto all'inizio mandavano tipo il codice per riscattare magari 2 o 3 mesi, però, cioè, se lo mandano loro, bene, sono felice, non, per come sono fatto io, tanto bene o male li sfrutto. No, pensavo che te lo mandassero. E che non voglio stare io lì a scrivere ogni volta, no, certo. Guarda, è per caso un codice. No, quello no, però pensavo che in automatico lo mandassero, cioè vedi che c'è una testata che scrive pure dei tuoi contenuti, gli mandi il codice. Evidentemente. In realtà Prime... Vabbè, quello non ce l'ho, perché con la quantità di roba che compro da Amazon a settimana e diciamo che quello è il plus, il Prime Video è il plus, perché io sfrutto principalmente le spedizioni Prime. Poi vabbè, Netflix lo divido finché si potrà con dei miei amici, quindi alla fine vado a pagare tipo 30 euro l'anno. Io mi dissocio, ovviamente. Ci dissociamo tutti. No, salutiamo gli amici di Netflix. Era una battuta. E poi vabbè, Disney a me serve a livello lavorativo, Apple è quella che costa meno. Poi quando arriva Paramount sentiremo Sky. Sì, perché appunto pare che sarà comunque per tutti gli abbonati Sky, sarà nella piattaforma. Ma infatti paradossalmente di Sky. Non so se verrà conteggiato anche Now TV in questa cosa qui, cioè nel senso, perché no, Now la tengono, Now, a, no, parte. La tengono a parte, è il loro servizio digitale, non è un'altra cosa. Visto comunque che siete entrati voi e io seguo sempre, mi piace tantissimo le reazioni che ha Andrea alle puntate, quando io vedo una puntata Marvel soprattutto, mi vado a vedere un tuo video perché mi piace vedere tutte le varie reazioni e i commenti che dai. Volevo sapere da entrambi, visto che si è concluso Obi-Wan Kenobi proprio questa settimana, che cosa ne pensate? Volevo anche un piccolo commento su Miss Marvel. Io ho saputo essere una merda. Ma non è, sì, più cioè, o meno. Mi stavo, non ho visto il finale, è una merda. Vediamo da chi l'ha visto. Giulia, vai, prima un parere su Obi-Wan e poi magari anche su Miss Marvel, sono curioso di sapere che cosa ne pensi. Ma allora, per me è stato un grandissimo spreco di potenziale, di possibilità. Ci sono dei momenti, sì, che sono merdosi, quindi in parte sicuramente hai ragione. Tuttavia, sopraggiunge il dispiacere per quello che avrebbe potuto essere, purtroppo non è stato. Non è stato gestito bene da un punto di vista di scrittura, soprattutto da un punto di vista di regia. Per fare una serie del genere, tanto vale non farla, secondo me. Potevano fare un film... un'ora e mezza, due, un film speciale o una mini serie di 3 episodi, 4 massimo, così in modo da essere più coerenti, più coesi e fare un prodotto che avesse la pena di seguire per un po' di tempo. Niente, occasione sprecata. Mi fa passare la voglia di seguire anche Andor, che la prima stagione sono tipo 12 episodi, cioè io mi spuppo 12 episodi per 12 settimane di Andor. No. Tu, cos'è, no. Che non, a te cos'è che non è con? È io il finale non l'ho visto, ma a me non è piaciuto dal punto di vista di montaggio e di regia. Il montaggio è criminale in alcuni momenti, è veramente criminale. E c'è, considera che c'è, spoiler senza contesto, un certo punto in una puntata, mi pare nella terza, un cunicolo da dove entrano delle persone. A un certo punto, a metà di questo cunicolo, una persona decide di tornare indietro. Nel frattempo, a livello di montaggio, ti fanno vedere che il cattivo è arrivato all'inizio di questo cunicolo ed entra anche lui nel cunicolo, però non si trovano mai, non si incontrano, non si incontrano mai. E anzi, ti dirò di più, il cattivo alla fine si ritrova
alla fine del cunicolo con questa persona che era rimasta dentro al cunicolo che esce e fuori. Quindi, cioè... E quindi dici, ma in che... Scusa. Cazzo è successo? Guarda, Gianni, allora anche c'è qualcosa che non combacia tra la fine del penultimo episodio e l'inizio del primo episodio, se... che riguarda la terza sorella, perciò potresti andare giù di testa anche per quella cosa lì, basta, vabbè. Non dico altro. Andrea, tu l'hai visto? Sì, allora io non sono così lapidario come Giulia, ma perché io sono rinomato per essere pagato da Disney che mi ha comprato appartamenti, automobili. Sei un cameriere, sei un cameriere. Passaci il contatto, vogliamo essere pagati anche noi da Disney. No, allora, guarda, per me è una serie che sta nel mezzo, nel senso che per me roba come The Book of Boba Fett è inarrivabile a livello di schifezza. Però non è assolutamente neanche un capolavoro, per me tipo Mandalorian è 10 spanne sopra. È una serie che ha enormi problemi, tra cui ovviamente il montaggio e la regia. Io l'ultimo episodio l'ho trovato proprio frustrante dal punto di vista del montaggio, perché, senza farti spoiler, comunque, come avrei immaginato, c'è lo scontrone. Certo. E ti guardavo lo scontrone che alla fine è bello da... cioè, è bello da vedere, è inutile. È montato con una regia che c'è il rischio che ti venga il vomito a un certo punto, perché si muove sta telecamera proprio tutta strana, effetti sfocati. Però ci sono alcuni momenti che sono proprio fighi. Cioè, nulla da dire. Ed in più, Vader, eravamo abituati a vederlo combattere tipo così, super legnoso. Qua, anzi, nell'ultima puntata c'è dei movimenti che, secondo me, è anche più fluido di come mi aspettavo, perché me lo aspettavo molto più rigido. E hanno giocato un sacco sulla questione dualità Vader Anakin tantissimo in questo finale, con effetti di luce dalle spade laser, voce, una cosa che questo l'ho apprezzato un sacco. Però, per esempio, il combattimento è interrotto ogni 3 secondi da quello che sta facendo la terza sorella. Quindi ero lì, meno male, mi stavo un po' epando, ero lì e niente, poi torniamo di là. Poi ritorniamo sul combattimento e no, niente, torniamo un di là. Un coito interrotto. Io infatti, più volte. Infatti nella mia reaction c'è proprio la frustrazione, perché ero lì che dicevo, fammi vedere come va avanti sti due che si cartellano tutto il tempo. E poi io sono dell'idea che, come ha detto Giulia, potevi prendere Obi-Wan Kenobi, prendere il personaggio di Reva, toglierlo completamente, toglievi tipo metà del minutaggio almeno, tra cui tutta la quarta puntata, perché è gestita da lei, e potevi fare un film che bene o male avrebbe funzionato meglio, secondo me. Mantenevi la parte di Leia... Come dico, chat pre-Disney, cioè prima che LucasArts George Lucas vendesse tutta Disney, la storia di Obi-Wan doveva essere un film, se ne parlava. Nel senso che non è così, Quando Disney acquisì la Lucasfilm, aveva progettato di fare un film di Star Wars canonico all'anno, seguito da un film successivo che riguardava l'universo espanso. È stato così solamente per i primi 2 anni, cioè è uscito episodio 7 Rogue One, episodio 8 Solo. Quando però si resero conto del flop dell'8 e soprattutto del flop di Solo, decisero di interrompere questa meccanica. E Obi-Wan doveva essere questo terzo film che doveva chiudere la saga. E infatti si vede questa cosa, che hanno riadattato questo film pensato inizialmente a serie. Ok. Io volevo dire, prima di andare a fare il film. In più la questione lì è stata anche che... premetto che... Obi-Wan è stato un flop clamoroso dal punto di vista degli incassi, però il flop, a parte che a me non è neanche così dispiaciuto così tanto Solo, mi aspettavo molto peggio, invece l'ho trovato coerente con la storia di Han Solo e cosa, mi viene in mente il nome adesso che l'ha interpretato, il attore di che faceva Han Solo. Harrison Ford. No, vabbè, sì, Harrison Ford, quello vecchio, quello nuovo, diceva lui, non mi ricordo. Non mi viene in mente il nome adesso. Comunque l'ho trovato credibile come giovane Harrison Ford, cosa che non mi sarei mai aspettato. Sono andato a vedere Solo, ho detto, vabbè, sta roba sarà un cosplayer di Han Solo. Invece ci sono rivisto un sacco. Mi era piaciuto il rapporto come nasceva con Chewbacca, ma lì il problema è che arrivava dopo episodio 8. È arrivato dopo episodio 8 che ha fatto schifo al 90% dei fan di Star Wars e hanno detto, io non vado più a vedere niente di Star Wars al cinema, soprattutto quando un prequel di Solo... senza Harrison Ford. Prendiamo il lato positivo del coito interrotto.
Cioè che non ci sono eredi di solito. Eh beh. Quindi magari non ne faranno altri e quindi... Ma non credo. No, sei libero, Adriano. Non lo so, eh. Come ti dicevo l'altra volta, la Disney continua non a puzzicchiare questa mucca morta a terra che sì, è Star sì. Wars. Continua a tirare sopra latte acido morto, sì, distrutto da questa roba. Ma... distruggendo la saga per le nuove generazioni, che purtroppo molte le nuove generazioni, invece che conoscere i film... conoscono prima le serie TV. Sì. E quello è il problema. Vedono prima questa merda e quindi poi farli avvicinare a quello che è la saga originale, soprattutto farli avvicinare a quello che è la saga originale è difficile. Perché sta roba non piace a nessuno. È vero. Ma andiamo avanti? Andiamo avanti. Andiamo avanti. Parliamo, iniziamo a parlare della notizia. No, ho sbagliato tasto. La sirena. Volevo avere un altro tasto. Vabbè, andiamo così. Parliamo la notizia, una delle più succose. Dai, della... Spiegaci un attimo cosa è successo. Mi avete messo in mezzo J.K. Rowling. Ma che cosa è successo? Allora, J.K. Rowling ha fatto Aspetta, Giulia non sa niente. Sì, ho letto il post di Kalel. Allora, spiegaci bene, Gianni. Allora, J.K. Rowling ha fatto una chiamata su Zoom credendo di essere con Zelensky. A parlare con ma Zelensky. Come si fa? Io non ho capito. Cosa vedeva dall'altra parte? Penso o un deepfake e quindi in qualche modo era... Comunque la cosa bella è che trovate tutto il video di 12 minuti. Vabbè, 12 minuti, aspetta, ragazzi. Spiega bene. Vabbè, praticamente questa J.K. Rowling ha fatto questa chiamata su Zoom che è durata all'incirca 12 minuti. E potete vedere il video, il link in descrizione se seguite il podcast. E praticamente c'erano questi due troll. Russi, a quanto pare. Sì, che gli hanno fatto alcune domande, in realtà anche molto spinose per certi versi. Per esempio hanno detto... che la Z, che la cicatrice di Harry Potter ricorda una Z, cosa che ha indotto le forze militari russe ad apporre il simbolo sui carri armati durante l'invasione. Cioè, gli hanno fatto credere che quella Z riviene dal segno della cicatrice di Harry Potter. E lei ci ha creduto. Lei ha detto: darò un'occhiata. Forse sarebbe meglio fare qualcosa sui miei social, perché credo che finirà sui giornali. Non sapevo lo stessero facendo, ma di certo è una cosa che non posso commentare personalmente, quindi c'ha proprio creduto. Vabbè, un po' sbagato. Ha detto anche commenti su Silente, sul fatto che possa essere una persona transgender e così via. Insomma, come finisce la telefona? Finisce, vabbè, che ciao, grazie, così. E nulla, poi alla fine penso che semplicemente si sia accorta che sia un troll verso la fine. Cioè, è uscito senso... il cartello di scherzi a parte. Musichetta, lei, mannaggia. Poi, bantelli. Diciamo che lei è stata anche abbastanza brava nel... farsi sì prendere per culo, ma nel non dire cose esagerate. Esatto, sì, perché anche perché lei era già sotto inchiesta di qualche cosa che aveva detto. Secondo me lei un po' la puzza l'ha odorata e ha detto: senti, io nel dubbio resto nel mezzo, non mi espongo durante la telefonata. Sì, sì, secondo me sì. Però mannaggia la miseria, ma come fai a pensare di stare a fare... Flavia Vento era... Vabbè, ragazzi, ho capito! Flavia Vento! Era convinta di parlare con chi? Con Tom Cruise. È ancora convinta, Però è Flavia Vento. Su Twitter, lei era convinta che Tom Cruise le avesse scritto e lei avesse parlato con Tom Quindi Cruise. Quindi vuoi dire che cosa la Rowling è la Flavia Vento inglese? Può essere, non lo so. A me ha scritto Natalie Portman ieri. Sicuramente sarà quella vera, prova a chiamarla, vedi cosa vuole. Però io gli ha chiesto 10.000 euro, io devo raccoglierli. Gliel'hai dati, ovviamente. È una donazione, la raccolta su Twitch e poi sentiamo cosa c'è da dire. Mannaggia. E nulla, comunque questa... Tu ti sei mai scambiato per qualcun altro? No, in realtà non mi è mai capitato e né tanto... cioè, sì, gli scherzi telefonici famosi, vabbè, quello sì, però sì, quello lo facevo. Non con gli sconosciuti, con qualcuno che conoscevi. No, forse... Ah, sì, lo facevo con la mia pizzeria. Cioè? Cioè, c'è il pub giù. Ti e ogni vergogni. Volta... No, ogni volta chiamavo per sapere così, anche per sentirli come stavano, e quando mi rispondeva mio cugino io facevo... Sì, pronto, vorrei ordinare delle pizze. Aperta la pizzeria? Sì, aperta. Perfetto, vorrei ordinare 100 pizze. Si può fare. Che scherzo. È tipo Bart quando chiamava il locale di Boca e chiedeva mi scappa l'orina. Esatto. E... vabbè. Non lo so, poi che cosa ne pensate? E che devono pensare? Non lo so. Io ho pensato subito, avete presente quando andavi tipo su chat roulette la gente metteva i filmati finti delle tife? Tu eri lì...
Esatto. Vabbè. Un po' boomer, dice Alessandro. Però c'è da dire che questi due tizi, da quello che ho letto, hanno anche trollato tipo Elton John passato, il principe Harry, quindi sono studiati. Dove li trovano sti contatti? Essendo anche russi, però... Si riescono a spacciare per qualcuno che è di credibile, evidentemente. Cioè, probabilmente tipo, magari, degli agenti. Magari una testata, si fingono di una testata giornalistica, o che cazzo genere. Ne so io. Vabbè. Avete presente le mail che arrivano tipo ereditato 12 milioni di euro? Quelle mail adesso, ciao sono Zelensky, voglio... La cosa in niente, ma perché Zelensky dovrebbe voler parlare con J.K. Rowling? Vabbè, allora, cioè, ora, che cazzo... si è connesso in videoconferenza ed è anche comprensibile con tutto il mondo, quindi ci può anche stare. Ci può anche stare, vabbè. Andiamo avanti. Parliamo di una notizia in realtà molto interessante, perché è stato annunciato ufficialmente il live action Disney, il prossimo live action Disney, cioè Hercules. Il prossimo film a essere demolito sarà Hercules, ma diretto da Guy Ritchie. Ah, vabbè. Perché Aladdin era un capolavoro, no? E infatti a me Aladdin a me non è piaciuto, però tra tutti quelli che ho visto è quello più decente. Io metto insieme, a parte poverina Emma Watson, La Bella e la Bestia e Aladdin. Emma Watson era proprio inabile, madonna, lei io là non so cosa sia successo. Ma Lily e il vagabondo l'hai visto? Perché hai detto questa cosa? Lily e il vagabondo è nella top 3 della mia infanzia, della diciamo, Aristogatti, Lily e il vagabondo, Robin Hood. Io Lily e il vagabondo l'ho iniziato a vedere e purtroppo mi sono ritrovato a dover spegnere dopo circa 20-25 minuti. Non ce l'ho fatta. No. Mi ha fatto proprio ribrezzo. Ti dirò, però è un peccato perché comunque, ok, capisco la motivazione, però è una bella favola contro l'abbandono, in realtà la girano molto da questo punto di vista ed è stata molto emozionante. Poi Gianni lo sa, io quando vedo dei cani piango di base sempre e qui mi piace tutto, però veramente è una bella favola contro l'abbandono ed è un modo per sensibilizzare tantissimo questo, quindi almeno da questo punto di vista ha fatto un passo oltre rispetto a tutti gli altri live action Disney fino adesso. Non toccatemi le canzoni di Hercules, sennò mi incazzo. Comincia a incazzarti, Giulia, perché visto che La Bella e la Bestia le hanno cambiate, ovviamente. Vabbè, ma che cosa hanno cambiato? Un cavolo. E Mulan che l'hanno tolte? Aspetta, come La Bella e la Bestia hanno cambiate? No. Ma in italiano, in inglese sono praticamente originali. No, allora La Bella e la Bestia e Aladdin sono tra tutti quelli che ho visto i due, secondo me, che se la possono cavare. Nessuno, secondo me, raggiunge la sufficienza. Nessuno di quelli che hanno fatto. Il problema è che Aladdin al momento di Jasmine, che per me è di un cringe a livello assoluto. Quello verso la fine dove lei si ribella e canta. No, che si interrompe tutto. È terribile. Ma anche la storia d'amore tra il genio e l'altra tipa. Totalmente. Ma è divertente, però. Però guarda, sono semplice. Vai Andrea. Io, se volete, una teoria riguardo, che era una teoria che ho sviluppato dopo aver visto Aladdin e dopo aver visto The Gentleman. Secondo me Guy Ritchie ogni tanto gli viene un'idea per un film, però ha bisogno di soldi. Quindi cos'è successo con Aladdin? È andato da Disney e gli ha detto, ok, io vi faccio la regia di Aladdin, così lui ha preso abbastanza soldi per potersi produrre The Gentleman, che tra l'altro... tutti i soldi che gli ha dato Disney li avrà impiegati solo per il cast di The Gentleman. Guy Ritchie ha avuto diversi problemi pure per il King Arthur, che è andato malissimo. Arthur, nonostante non sia un brutto film assolutamente, è andato veramente male. Anche da lì doveva uscirsene in qualche modo, quindi lavorare con Disney e fare un film che incassa un botto è stata la scelta migliore. E io infatti sono contento, quando ho letto la notizia ho detto, ok, se va a fare Hercules perché c'era qualche altra pallottola in canna che dopo... E infatti spero in Sherlock Holmes 3, però sembra parleremo che... pure di quello. Ma intanto, comunque, di Hercules la cosa importante è che è iniziata a circolare su internet una teoria. Cioè che probabilmente ad interpretare Ade potrebbe essere, almeno i fan vorrebbero che fosse, Bruce Campbell. Poverino, non fa più, è vero, sì. Bruce Campbell potrebbe... Qual è Bruce Campbell? È il protagonista della casa, Ash vs. Evil Dead. Ah, ok.
Che adesso, dopo Doctor Strange, che l'hanno ributtato perché faceva un piccolo cameo, però sì, si è rilanciato tanto. Chi lo sa? Beh, io ce lo vedo molto Bruce Campbell. Potrebbe... Comunque, su Hercules possono fare quello che gli pare, perché è uno di quelli a cui sono, a differenza del più di Giulia, meno affezionato. Madonna, le canzoni che fanno tutte le canzoni soul. Fate Madonna mia, io ho mega paura. Gente. Hercules mi piaceva un sacco. Un sacco di gente che è molto legata a Hercules. Sì, sì. Andrea Cicciotti ci ha tatuato sul braccio. Un sacco di gente che... Ma credo perché è fissa. Quelli che sono un pelo più giovani di me. Sì. Perché io ero un attimo prima, un attimo, quei 3-4 anni prima, capito? Ero già nell'adolescenza, già facevo altro. Scusa, volevo rispondere a Campaz 96 che diceva che Dumbo era forse quello più carino. Per me Dumbo, per una questione mia affettiva verso Tim Burton, che purtroppo si è rincoglionito, inutile di no, Dumbo è il più brutto. Dumbo è uno dei peggiori, che è quello che mi ha deluso di più in assoluto. Sì, sono della tua stessa idea. Per me Burton non prende, non azzecca un film. Basta, da... è andato. No, è andato, da Sweeney Todd. Sweeney Todd è l'ultimo, se proprio vogliamo dire, è l'ultimo carino, dopodiché una merda dopo l'altra, proprio a catena. Sì. Vabbè, vediamo. Altre news. Incominciamo a parlare proprio del terzo capitolo di Sherlock Holmes. Stavamo parlando. Sì, lo devono fare? Lo devono fare, in realtà questa cosa che lo devono fare... Ne parlano da 10 un bel anni po'. Sì, praticamente da quando è finito il secondo. Perché anche il secondo comunque è andato bene. Sì. In realtà, il primo esplose, ma anche il secondo comunque andò bene. Sì. Erano circolate negli ultimi tempi alcune notizie che dicevano che probabilmente non ci sarebbe stato un vero e proprio sequel film, ma due serie spin-off su HBO Max. A parlare però e a confermare che probabilmente ci sarà un vero e proprio sequel film. E il regista è Guy Ritchie. No, il regista è Fletcher, che si chiama Dexter Fletcher, sì, non è Guy Ritchie, è Dexter Fletcher, che è il regista anche di Rocketman e di parte di Bohemian Rhapsody, sì. Cioè quello che ha sostituito Singer, esatto. E ha detto testualmente: la pandemia l'ha fatto deragliare, ma penso si farà. Sfortunatamente non conosco ancora le tempistiche, ma ritengo che dovremmo farlo ed è fantastico. Posso permettermi di dire che Sherlock Holmes senza Guy Ritchie? No? Cioè, ma proprio no? Perché? Beh, diciamo in particolare il film. Robert Downey Jr. e Jude Law hanno la stessa medesima importanza di Guy Ritchie alla regia, quindi o c'è uno che scimmiotta la sua regia e il suo stile di montaggio, oppure proprio no, perché Sherlock Holmes è quello stile, quella regia, quel modo di raccontarti Sherlock Holmes. Sono d'accordo. Quindi senza Guy Ritchie no, cioè per me è proprio no. Che ne pensate voi? No, sono d'accordo. Cioè, tutte le parti dove di Guy Ritchie, dove lui prima racconta, quando per esempio fa il combattimento, esatto. Lui che se lo immagina tutto, lo vedi scorrere veloce, che l'aveva ripreso anche per esempio il King Arthur quando dovevano fare l'assalto, che loro che raccontavano il piano e poi finiva è il suo stile. Ed era già fatto. Sì, infatti, boh, non lo so. Io sono un grandissimo fan di Sherlock Holmes. Cioè, se ci metti il nome Holmes, me l'hai venduto, poi alla fine magari esce Nola Holmes e quindi mi sale un po' rigurgito sopra. Ma non è vero, è così carina! Esco da questa live, basta, ci tolgo l'amicizia su Facebook. No, però Andrea, Violetta diceva una cosa molto giusta, secondo me. Purtroppo Nola Holmes non è fatta per noi. Cioè, non guarda il pubblico di noi, ma guarda un pubblico estremamente giovane. Ti posso dire che questa cosa è il pubblico anche un po' una cazzata? Perché ci sono un sacco di film tipo robe della Pixar o altri film che noi guardiamo che diciamo non siamo il target principale, però comunque riusciamo ad apprezzarli. Perché? Secondo me questa cosa, cioè Peppa Pig io non lo posso apprezzare. Cioè, nel momento in cui tu vai a infilare, vai a giudicare una cosa in base a un target così stringente, è il momento in cui vuol dire che stai a parlare di una cosa di bassa qualità. Esatto, perché se un'opera funziona, può avere vari livelli di lettura, ma funziona in generale, secondo me. Scusate, allora... È il problema e il bello di molte opere di intrattenimento letterarie o audiovisive middle grade sono quelle destinate al pubblico delle medie, quindi non per l'infanzia e non teen drama, quindi young adult, quindi
destinate al pubblico delle medie. Vediamo da Percy Jackson a Harry Potter, alla Storia Infinita, queste oscure materie, eccetera, eccetera. Ci sono le saghe più belle, normalmente sono destinate al pubblico middle grade. Ed è la cosa bella è che parlano a tutti. Per quanto seguano gli stilemi narrativi e le strutture narrative tipiche del target, che quasi diventa un genere, se andiamo a vedere, parlano comunque a tutti. Esatto. Enola Holmes... Invece, per esempio, i prodotti Young Adult, i teen drama, così parlano spesso quasi solo ed esclusivamente agli adolescenti, perché noi adulti non ci abbiamo tanta voglia di rivedere tutte le menate dell'adolescenza, preferiamo dimenticarcene. Invece l'epoca della preadolescenza è così bella, è così poetica. Io ci ripenso sempre dicendo, ma perché sono dovuta crescere? Che merda. Enola Holmes, più che il target, non tanto middle grade, quanto più che è un mix tra preadolescenti e adolescenti, il fatto che è sfacciatamente, smaccatamente rivolto alle femmine. E i prodotti e i personaggi che si vogliono rivolgere particolarmente alle femmine, secondo me spesso compiono degli errori. Avete parlato prima nella live action di Aladdin di Jasmine, no? Jasmine, ah no, non possiamo renderla sottomessa, solo principessa, dobbiamo renderla combattente, wattà, perché ci deve essere il girl power. Il girl power va dosato, perché altrimenti può dare sui nervi sia ai maschi che alle femmine. Tipo allo stesso modo, se non più sui nervi alle femmine. Tipo la scena di Endgame, tutte lì assieme, cioè... Non bisogna trattarle come degli animali speciali, le femmine, bisogna normalizzarle. Se invece li si tiene come delle tigri bianche, cioè, ah, c'è una femmina, allora dobbiamo darle il ruolo da girl power, così tutte le femmine si riconoscono in lei. Non funziona così, non è una cosa che si fa a tavolino. Poi vedete il grandissimo flop sotto tutti i punti di vista, anche della rappresentazione del girl power e della rappresentazione femminile, che è stata Wonder Woman, 1984 in particolar modo. Lì è una roba che mi fa pensare di essere donna, Madonna. Effettivamente. Quindi basta questo girl power esagerato, perché ha rotto il cazzo, ok? Ha rotto il cazzo. Bravo. Io ti voto e avrei voluto avere qui Violetta per sentire cosa ne pensa, perché ho la sensazione che lei invece la pensi in maniera diversa. Leggermente diversa. No, lei quello becero non piace il girl power, non le piace il girl power becero, davvero. Andiamo avanti, altre news. Gli altri news in arrivo. Questa news è pazzesca, zio. Se lo fanno, io sto in fissa. Perché, che cosa è successo? Banderas. Antonio. Detto Tonio. Da chi? Da me. ha parlato riguardo la possibilità di creare un adattamento di una graphic novel scritta in collaborazione con Quentin Tarantino, che si chiama Django Zorro. Ma che vuol dire? Cos'è Django Zorro? Sai, gli averi, è una Transformer. È una graphic novel. Ma esiste? Esiste, ti giuro, è un fumetto che vede nell'universo di Django anche Zorro, e i due si confrontano. Ma non si sono scontano. Poi epoche totalmente diverse. Ma non è importante. No. Sì, no, come no? No, Django è 1800. E Zorro è molto prima. Sì, molto prima. Poco dopo. Comunque, Tarantino, una roba del genere, potrebbe farla tremendamente trash, stile B-movie, proprio B di bassa lega. CD. Sì, ma potrebbe farla. Cioè, fra una cosa e un'altra seria, fa sta cagata. Cioè, e Banderas che c'è? E ha detto Banderas ne ha parlato in interviste, ha detto, ne abbiamo parlato, se non ricordo male, proprio nella notte degli Oscar del 2020, quando ero nominato per Dolori Gloria. Poi, per fortuna, il Covid, direi. No? Ci siamo visti ad una di quelle feste, Quentin venne da me e io gli dissi subito, ma certo, facciamolo, dato che solo Quentin sa prendere storie di questo tipo e trasformarle in qualcosa di assoluta qualità. Assoluta qualità. E infatti lui ha detto, pur partendo da materiale da B-movie anni 60 e 70, lui può creare qualcosa di davvero interessante. Non abbiamo mai lavorato insieme, ma per me sarebbe fantastico interpretare nuovamente Zorro, specie insieme a lui e Jamie Foxx. Io starei in una fissa. Una tresciata micidiale. Io starei in fissa per una cosa del genere. Diretto fissa da Tarantino, totale. Sì. Voi la, che dici? Non lo so. Non so se avete letto la graphic novel, poi vi chiedo anche questo. No. No? No, però ho letto Tartarughe Ninja con i Power Ranger. Oddio! Siamo più o meno lì, eh? Sì, dai, il concetto è quello. Vabbè. Io volevo,
Io voglio salutare innanzitutto mio fratello Tonio, che è l'unico spagnolo che hanno in America, evidentemente, perché ogni volta che per rispondere cosa c'entra Banderas, perché se ogni volta che c'è qualcuno da un ruolo un po' spagnolo vedo sempre vabbè lui, perché lui è stato la maschera di Zorro, per sì, questo sì, 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 sì. Però io di quel film ricordo solo Catherine Zeta-Jones. Ah, beh, ma figurati. Tra parentesi, io mi ricordo che il primo film, secondo me, era veramente era carino, io me lo ricordo. Bello. L'ho visto volentieri al cinema all'epoca. Il secondo è un po' una merda. Sì. Però, voi lo andreste a vedere Django Zorro? Ma. Giulia, dai, sì, Giulia. Se trash, se Zarro, trash, super tamarro, sì. Se vogliono fare una cosa seria, assolutamente no. Ma secondo te, nelle mani di Tarantino, una roba del genere potrebbe mai essere seria? Dai. Cioè, vuoi mettere la ripresa da sotto mentre tirano sul cavallo invece del bagagliaio? Cioè... Beh, una roba allucinante Tarantino. Giustamente c'è Di Francia Kay che dice, a parte che... dice che entrambi sono nel 1800 Zorro, allora hai visto, questo è quello che dicono, sì, perché chat, lui sta in California, so. Ma è un po' prima di controlliamo. E poi dice che giustamente tecnicamente Tarantino e Banderas si sarebbero già incontrati perché Four Rooms è un film dove c'è, però vabbè, ovviamente no, perché sono episodi diversi, però. Comunque io sarei molto curioso, ve la consiglio la graphic novel, è molto interessante, mi sa che è pure disponibile facilmente su Amazon. Più che altro, cioè, Tarantino quando fa sta cosa? Cioè, deve fare decimo film. Cioè, ste cacate belle, bravo Quentin, va bene. Dopo, prima tiriamo fuori il film. Ha sempre il film di Star Trek lì, eh. Cioè, io ogni sei mesi sento che esce fuori Star Trek e Tarantino. Ma da quanti anni io lo voglio questa roba di Star Trek e Tarantino? Saranno una decina d'anni, col mio, che se ne parla di sta roba. E anche lì ci sarà la ripresa della telecamera mentre aprono il bagagliaio dell'astronave. Sì, sicuro, cioè. Comunque, Zorro vive durante la fine del 1700, quindi 1770-1800. Django è 1858, quindi sì, 70 anni dopo, è un po' dopo. Okay. Ma però era solo per flexare il fatto che io ho sempre ragione. No, invece ti dico di no, perché se ti ricordi il Zorro di Banderas sì, perché non è Don Diego della Vega. Chi è? È il figlio di Anthony Hopkins. È Anthony Hopkins. Vabbè, la generazione dopo, vabbè. Non mi cagate il pelo. Va bene, Adriano, hai sbagliato, ammetti di aver sbagliato, non c'è nulla di male nel dire di aver sbagliato. Comunque sono d'accordo con chi vuole Machete Kills in the Space di Rodriguez. Madonna, è vero, quello pure deve uscire un botto. Vabbè, andiamo avanti. Altre news. Gli altri news in arrivo. Un'altra news molto rapida, vi voglio dire. Poi arriviamo, poi parliamo sì, di sì, poi parliamo di Ezra Miller, vabbè. Ragazzi, sì. Però volevo parlare. No, in realtà poi parliamo di Marvel, perché io finalmente non ce c'ho ne frega le. Un non cazzo. È vero, perché c'ho Andrea e Giulia che mi piacciono un allora, sacco. Un po' Marvel e poi però Ezra Miller. Va bene. Ma è Ezra Miller quello della foto dietro. Che sì, non sì, è sì, lui, certo, lui. Perché devi sapere che noi facciamo invece il martedì un podcast monotematico, dove ognuno di noi porta un gadget su un tema e a fine puntata la chat vota qual è il gadget tra quelli portati tra di noi che poi resta nella scenografia. E martedì ha vinto, si parlava di villain, sì, e ha vinto Ezra Miller. Ah, pensavo fosse un podcast nel quale ognuno portava un oggetto con il quale era stato picchiato da Ezra Miller. Una sedia. Potrebbe essere una buona idea, tanto da qui a un po' ce ne saranno tante di persone oggetti, quindi... Comunque, sono partite le riprese ufficialmente de Il più bel giorno della nostra vita. Meno male. Film di Aldo, con Aldo, Giovanni e Giacomo, questo diretto da Massimo Venier. Tutti e tre di nuovo, yes, con Massimo Venier. Con Massimo, in realtà Venier. Massimo Venier ha fatto anche Odio l'estate, che è un film che hanno messo su Netflix e a me è piaciuto. Che non è perché è il film dove è ritornato Massimo Venier dopo tutte sì, quelle cacate, esatto, che loro tre hanno fatto da soli. Ed è quello che funziona un po'. Ed ecco, si ritorna ad avere un film accettabile. E invece questo sono curioso a questo punto. Eh sì, infatti a me è piaciuto Odio l'estate. Non mi ha fatto urlare al capolavoro, però è stato un film che ho visto e ho detto, oh, finalmente, un bel film di Aldo, Giovanni e Giacomo, che come non se ne vedevano da tanti tempi. Lo metto molto a livello di Al Jolson e Jack, la genere di Al Jolson e Jack. Beh, più o meno mazza, sì. Vabbè, tra tutti io è quello forse che Al Jolson e Jack, sì. Beh, loro hanno fatto in ordine secondo me dal più bello, no, per me è così forse Chiedimi se sono felice è il più bello. Chiedimi sì, se sì, sono sì, felice sì, è troppo bello, bello. Comunque ci sarà questo nuovo film, sono iniziate le riprese ed uscirà a Natale nei cinema in Italia. Nei cinemi. Che cosa ne pensate? Voi sono siete voi siete fan? Li avete mai seguiti? Gli sketch? Capire.
quando facevano, io c'ho i DVD di Telchi e il Telun. Sì, quello. Anch'io, io ho le registrazioni in VHS di Telchi e il Telun, ricordo sketch di Mai Dire a memoria, anche quando poi sono ritornati nei tempi più recenti, sono andata a vederli a teatro, io sono super fan di Aldo, Giovanni e Giacomo, sono d'accordo per quanto riguarda Odio l'estate, perché finalmente si sente, cioè, tornano a essere loro. Eh sì. Si respira di nuovo Aldo, Giovanni e Giacomo, quindi spero che con questo nuovo film si porti avanti loro stessi, che poi è così difficile raccontare la loro identità comica, anche se gli anni passano, perché comunque loro hanno questa comicità che non è circoscritta a un'epoca storica, non si occupano di, che so, satira contro Berlusconi, no? Cioè, quindi sono sempre verdi, perciò non... ce la possono fare, credo, sì, in loro, che credo in loro, ho bisogno. Secondo me hanno un certo, è vero quello che dici te, cioè, per dire, ad esempio, giocano su tematiche molto meno attuali di come invece fa tipo Zalone, per sì, dire, sì, sì. Che invece esatto. Zalone è in però a un certo punto hanno proprio perso dal lato autoriale, evidentemente, secondo me, l'unica motivazione è che c'era qualcuno dietro che da un certo momento in poi non c'era, no, più con loro, probabilmente proprio Massimo Menier, che era quello che poi c'aveva il guizzo anche, vero, sulle idee, anche loro sketch. Che insieme a teatro eccetera hanno cominciato a fare pure dei progetti singoli, adesso deve uscire pure un altro film dove c'è solo Giovanni Storti, ho visto esempio. Il trailer, una cosa un po' particolare, è strano, sì, non so se vi è capitato di vedere il trailer. No. Voci, come si voci chiama? Sole, voci sole, una roba del genere. È strano. Allora, sembra un film autoriale. Secondo me, anche il soggetto era anche interessante. Poi, però, vedendo il trailer, ti rendi conto che, secondo me, almeno quello che si intuisce dal trailer, nella stesura l'hanno proprio scritto molto male. Cioè, sono andati caduti nei classici cliché del boomer che scrive questa generazione di internet, ok? Però l'incipit è interessante perché è, sembra il 55-60enne italiano che, a causa di tutti i problemi del mondo del lavoro d'Italia, perde il lavoro e non trova più lavoro perché è troppo giovane, è troppo giovane per andare in pensione, ma troppo vecchio per lavorare, finisce a lavorare in Polonia da solo, quindi lascia tutta la famiglia, la moglie, i figli grandi con i nipoti, va in Polonia e poi inizia questo scambio con la moglie di videochiamate dove lui non sa fare niente, la moglie gli inizia a spiegare tipo le ricette. Per caso il figlio una volta fa un video, diventa, qui entra il boomer, diventa virale su internet e da lì cioè, loro diventano i personaggi più famosi dell'internet italiano. L'internet. Quindi, l'inizio è fico, però poi, capito, sento puzza di stronzata purtroppo. Il film è già uscito negli Stati Uniti, sta già stato visto negli Stati Uniti e lì ha avuto abbastanza successo, sia di critica che di pubblico. Ma io infatti guarda, un film piccolino, l'impostazione, però... la regia sembra molto, si prende sul serio, è una roba sì, fatta sì, è bene. Proprio drammatico. Quindi mi verrebbe da vederlo, però ecco, ci ho sentito questa puzza di boomer tra gli scrittori. Andrea, so. Tu di questo film lo aspetti? Sei fan di Aldo, Giovanni e Giacomo? Sì, non ai livelli di Giulia, perché li avevo scoperti, cioè, mi ricordo che ne parlavano i miei compagni quando ero alle elementari, io li avevo sempre lasciati molto, molto dietro, li ho riscoperti tipo alle fine medie superiori, sono d'accordo con il vostro parere su Odio l'estate, cioè li ho visti tutti e sì, effettivamente è quello che è carino, cioè nel senso che sì, più che altro ti risenti, mi sono risentito a casa con sì, loro, sì. Li riconosci. Fuga da Reuma Park. Madonna, sì. Vabbè. Ma perché la banda dei Babbi Natale, Madonna, vogliamo mia, parlare. Mi sembrava, cioè quei film mi sembrano proprio, dobbiamo fare il film per Natale. No, però sì, Fuga da Roma Park. Fuga da Roma Park raggiungi picchi che neanche sì, a scene sì, brutte. Sì, noi. Sì. Anzi, allora, strano che non è mai finito a scene brutte. Ci finirà. Siete pronti? Siamo pronti. Perfetto, parliamo di Kevin Feige. Ah no, pensavo a Ezra Miller. No, Kevin allora, Feige. Voi parlate, vado a bere. Vabbè. Esatto, allora. Sempre così ragazzi, quando si parla della Marvel Adriano se ne va. No, bevo. Così devo bere, vado in bagno, cose eccetera, io rimango con lui. E parliamo, tra parentesi, mi sa che forse il cinema mi ha incolato 50 euro perché oggi stavo prendendo i biglietti per Thor Love and Thunder. È il karma, Gianni. È il karma, perché io voglio andare a vedere Elvis e quindi ma io vengo a vedere in studio in questi giorni. Che lui propone a tutti andare a vedere Thor. Io propongo a tutti andare a vedere Elvis. Quindi è un po'. Però intanto siamo 14 persone. Eccetto. Ecco.
Vabbè, comunque, cazzo a tutti, comunque tutti quanti in continuazione. Comunque sia, parliamo di Kevin Feige, che ha parlato proprio di quello che sta accadendo adesso all'universo Marvel, e ha detto che durante un'intervista per il lancio di Thor Love and Thunder che ci stiamo avvicinando alla fine della fase 4. Penso che le persone... Sì, penso che le persone inizieranno... della Marvel? No, della fase 4, Adriano. No. Penso che le persone inizieranno a capire dove andrà a parare questa prossima saga. In precedenza, lui comunque aveva già dato alcuni indizi, come soprattutto nel primo Avengers si vede Thanos alla fine, e ha detto lui qui, penso ci siano molti indizi già, a me sembrano abbastanza evidenti, di dove la saga andrà a finire. Questa cosa io... Dico, Kevin, l'hai visti solo tu un po' questi indizi? Nel senso, bene o male, secondo no, me... Vabbè. Dai! Allora, aspetta, no. Secondo me vogliono andare a puntare su Secret Wars. È questo il... Però non... Cioè, lo sai che allo stesso tempo non penso che sia il maxi evento Marvel? Cioè, non lo so, nel senso che... Se potessi puntare dei soldi... ce li metterei al 100%. Anch'io. I 10.000 euro che doveva dare a Natalie Portman li mette lì, Andrea, sicuro. Esatto. Vabbè. Ma sì, ma per il semplice fatto che già nell'ultimo Doctor Strange ogni 10 minuti ti dicono c'è stata un'incursione, che è quello che succede. Scatenare tutto in Secret Wars. E poi io sono sempre stato dell'idea che belli multiversi, l'ho sempre detto prima che iniziassero a uscire qualsiasi cosa, incasinatissimi da gestire, e infatti non è che li abbiano gestiti proprio in questa maniera ottimale, non possono tenerli aperti a vita, e io sono dell'idea che faranno Secret Wars, chiuderanno la questione multiverso, e tutta la questione multiverso gli sarà servita solamente per far tornare gente eventualmente morta, introdurre personaggi tipo Deadpool che è in un altro universo... lo usano come gli X-Men, lo usano per mettersi a posto un po' le cosine, adesso che hanno tutti i diritti in casa, che ci sta, e se fanno una cosa figa su Secret Wars, anche perché se ci sono piaciute le varianti in Doctor Strange 2, lì... Certo, però ti chiedo anche questa cosa, il problema è che secondo me il maxi evento Marvel non era tanto Avengers, ma arrivare ad Endgame, quindi Infinity War ed Endgame, quindi Thanos come minaccia. Secondo me Secret Wars arriverà prima, cioè, ipoteticamente, secondo me, un Avengers lo troveremo già con la fase 5. Non sarà il punto d'arrivo finale del... Cioè, non sarà, secondo me, l'Infinity Saga come è stata quella di adesso. Cioè... Secondo me sì. Pensate... questo secondo vi chiedevo. Non lo so. Sì, perché... Allora, vengono introdotti adesso... a metà fase 4, possiamo considerare Doctor Strange 2 metà fase 4, sì, le incursioni, e per arrivare a Secret Wars ci devono essere talmente tante incursioni che all'interno del multiverso restano solo due universi, quindi ce ne devono essere talmente tante che se arriva a fine fase 4, tutta fase 5, forse fase 6, magari questa era del Marvel Cinematic Universe dura due fasi e non tre come la Infinity Saga. Potrebbe anche essere, però io sono d'accordissimo con Andrea. Adesso hanno bisogno di un po' di film, di un po' di progetti, quindi di almeno due fasi per introdurre dentro in maniera organica tutto quello di cui hanno bisogno per sostituire, far resuscitare gente, eccetera, bla bla bla, in modo da arrivare a uno status quo da cui poi ripartire per la prossima era. Così. C'ho la manina alzata, scusami Giulia, a parte che io sono d'accordo con LGN Art che dice ma speriamo che falliscano prima. Ma oltre questo, però, per la maggior parte, per tanti comuni mortali, io il primo che magari a questo punto vorrei sapere di che cazzo si sta parlando, sto Secret Wars esattamente, Gianni tipo okay. Un minuto, no ma nemmeno, ci provo, però, cosa cazzo è? 30 secondi. Un preambolo di 30 secondi te lo devo fare. Ci sono molte Secret Wars a livello fumettistico. Quella che sta citando Andrea è la Secret Wars scritta nel 2015. Vabbè, non me ne frega. Guarda, le sta prendendo tutte. Le sta prendendo succede? Tutte. Che cos'è? Allora, praticamente l'ho preso anch'io questo, lo sai? L'ho che preso hai 30 anch'io. Secondi già. Vai, allora, Wars, in questo, in questa saga Marvel, praticamente tutti i multiversi collimano in un unico universo. Il multiverso è uno. Sono vari universi, i vari universi del multiverso collimano in un unico universo, che è la Terra, e qui si scontrano tutti quanti.
Ah, ma quindi è una guerra. È una guerra. Okay. Secret Wars, no. Solo che sono guerre segrete. Ah. Dici, Giulia, scusami. No. Come segrete? Ma no, allora, in realtà è così. Praticamente ci sono le incursioni, sono questi fenomeni in cui due universi vanno a schiantarsi uno contro l'altro. Okay. Possono risultare entrambi distrutti o solo uno. Praticamente... due universi alla volta che si scontrano e ne sopravvive uno o muoiono entrambi, si arriva a solo due universi all'interno del multiverso. Secret Wars racconta se ne sopravviverà uno o si distruggeranno tutti e due, quindi le ultime due terre, gli ultimi due universi all'interno di tutto il multiverso. E beh, quindi praticamente Secret Wars anche all'interno della Marvel racconterà questo, e ci sarà un unico universo e si distruggerà tutto il multiverso. Te la faccio io in una maniera molto Madonna, più, quante spiegazioni stiamo dando! In una maniera molto più pragmatica. La Marvel, da quando ha iniziato a fare fumetti, a un certo punto ha iniziato a fare versioni alternative, tra cui c'era un universo del futuro con vecchio Logan, l'universo Ultimate, eccetera. A un certo punto hanno detto, raga, abbiamo troppi cose in giro. Cominciamo facciamo a una saga, qualcuno. Facciamo una saga che riunisce tutto quanto e noi ci teniamo solo i personaggi più fighi da ogni universo. Ah, ed è esattamente quello che hanno fatto. Così. Perché infatti alla fine ne rimane uno solo, e cosa hanno fatto? Si sono presi vecchio Logan dell'universo di Wasteland, dove sono tutti anziani, si sono presi Miles Morales dell'universo Ultimate, e quindi così facendo si sono semplicemente trovati, si sono autoscritti una scusa per chiudere roba aperta che avevano in giro e portarsi i personaggi più fighi e riunirli tutti. Li metti in una guerra, li ammazzi, finito, perfetto, ho capito. Vabbè. Grazie. No, perché mi è piaciuto molto Dottor Antani che dice va bene, c'è gente che fa cose. No, no, ti faccio io il riassunto, c'è gente che fa cose, benissimo. E che giustamente Comandante Pitt che dice minchia che sfiga sempre sulla Terra, che è un po' come se ti ricordi i cartoni animati di quando eravamo piccolini, sì. Minchia che sfiga sempre in Giappone. A New York, sempre a New York, no. Tutti i disaster movie americani. No, i cartoni animati. Vabbè, cartoni animati. Sì, Godzilla. Nella Signora in Giallo, minchia che sfiga, sempre Cabot. Sempre a Cabot, tra l'altro. Anche se io penso che se si arriverà effettivamente a Secret Wars, forse faranno un po' un misto tra la Secret Wars, quella degli anni 80, dove c'era questa entità, cioè l'arcano, ci serve un cattivone di base, perché il fatto che si scontrino solamente tra di loro è una dinamica molto alla Civil War. Secondo me Kevin Feige farà una cosa molto alternativa, cioè prenderà i fatturati e dice quanto è incassato sto film, quanto è incassato quest'altro, quanto è incassato quest'altro, e in base agli incassi ammazza personaggi o li ritira fuori. Ah, dici. Fine. Ah, questo è il Secret Wars. No, di vabbè, però è il fatto che abbiano introdotto Kang, e a me io ancora ritorno sì, a sì, Kang. Sì, se fattura bene, se non fattura muore Kang. No, secondo me Kang potrebbe essere il prossimo grosso villain dell'universo Marvel, anche se io non vedo l'ora di vedere Galactus, ragazzi. Vabbè, non è tutta colpa mia, ho chiesto, ragazzi. No, ma Galactus, io sento parlare di questo della Marvel dalla mattina alla sera ogni giorno, quindi è giusto che almeno uno sa di che cosa si parla in giro. Certo. Pensa a mia moglie. Madonna mia. Tua moglie, ma anche lei è fan. Mi guarda secondo me per perché sei suo marito, per l'amore che mi confronta. Giustamente Dottor Antani mi dice la prossima volta parla del tempo, sì, ti chiederò che tempo fa. Vabbè, andiamo alla notizia che a me mi fa rosicare più di tutte. Sentiamo. Anche se ho forse una teoria che potrebbe farla digerire in qualche altra maniera. Aaron Taylor Johnson, il prossimo attore che interpreterà Kraven il cacciatore, ecco qua, stiamo andando tutti, ha dichiarato in un'intervista che Kraven il cacciatore è un amante degli animali. Allora, chi è Kraven il cacciatore? È un cattivo di Spider-Man ed è un cacciatore a tutti gli effetti. Ecco qua. Giovanni, sei andato pure giù. Abbiamo perso. Ma guarda, chi cazzo sei? Frega del cattivo di Spider-Man, Gianni. È tipo Venom, va, tipo, ecco, ma Venom. No, l'ultima caccia di Kraven. Venom metto Marti. Raga, no, a me Venom mi piace. Vabbè. Comunque, ha detto che non mi piace, scusate. Non è vero. Detto Aaron Taylor Johnson, che interpreterà Kraven il cacciatore, ha dichiarato in un'intervista che questo Kraven non è un alieno o uno stregone, è solo un cacciatore, un essere umano con delle convinzioni. È un amante degli animali e un protettore del mondo naturale. Un gran personaggio. Che cazzo significa poi dire è un cacciatore, ma è un amante degli animali? Vabbè. Ma perché è,
è un umano cacciatore che ama gli animali? Non l'ho capita questa cosa. Beh, cioè, te la spiego io. Dovranno mettere questo personaggio in un film della Disney? No, è un amante degli animali. È un amante degli animali. Basta. Cioè, li caccia, spiegato. Ma con la pistola ad amore. Esatto. Pistola ad amore. Cioè, dai, cioè li ammazza col suo amore sostanzialmente, li soffoca col suo amore. Esatto, ho capito. Esatto. Io avevo una teoria molto più brutta, vai. Non so se si può dire. Vai, 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 dila. Che prima li ammazza e poi... No! E poi li ama. Ma perché il concetto è, a parte gli scherzi, dovrà finire veramente dentro un film Disney. Allora, questo è Sony, quindi non si sa. Vabbè, comunque la Sony sta collaborando, sì, sta andando, con la Marvel, sì. Quindi diciamo che finirà dentro uno di questi film. Una delle cose che si è notato tantissimo nell'ultimo Jurassic World, film non commentiamo, è il fatto che in tutti i modi, comunque, gli animali, i dinosauri, sembra quasi sempre che ci sia una sorta di paura nel doverli far passare come cattivi, di paura nel doverli sparargli contro, fargli qualcosa. Ah, tu dici, per questo le locuste, secondo questa me, scelta della sì, locuste. Sì. Secondo me è questo, cioè... anche dal punto di vista l'amore con gli animali, cioè per evitare vari problemi, vari cazzi da associazioni eccetera eccetera, c'è un cacciatore come personaggio, sì, lui caccia gli animali ma li ama. Ma infatti io arrivo alla mia teoria, in realtà in alcuni fumetti, e se non sbaglio proprio nell'ultima caccia di Kraven, Kraven dice molto spesso a Spider-Man che lui è comunque un rispettoso della natura, infatti il suo modo di cacciare molto spesso lo fa completamente nudo, senza armi. Questo perché lui è vuole confrontarsi con gli animali in maniera alla equa, pari, giusta, okay, diciamo così. Come lui, cioè lui in realtà si vede lui stesso animale. Mm-hmm. Quindi forse questo amore che ha detto Aaron Taylor Johnson potrebbe essere semplicemente grande rispetto. Nel senso, io sì, caccio, ma non lo faccio solo al fine di andare a uccidere come trofeo, come molto spesso fa in alcuni fumetti, e c'ha lui già la casa piena di trofei di animali, ma lo fa solo in propensione di un pericolo. E perché poi li ama, ecco. Perché poi li ama. No, è l'unica cosa che mi viene da dire, che se no, ragazzi, non lo chiamate Kraven il cacciatore, chiamate Kraven il cucciolone. Il problema, perché anche io ho pensato la stessa cosa, se dovesse essere realmente così, allora qualcuno deve insegnare l'inglese, in quel caso Aaron Taylor Johnson, perché avrebbe dovuto dire respectful. Lui ha proprio detto animal lover, e se è animal lover, Giulia, che è maestra d'inglese suprema, ce lo saprà dire, è inteso proprio quello che è veramente... Lo trovi che... Se avete video di quelli che vedi che allevano i leoni e si ritrovano poi ad abbracciarli nel mezzo della savana. Esatto. Esatto, è quello l'animal lover, non è uno che li uccide rispettandoli. Al di là di tutto, il problema è proprio fare un film su Kraven senza Spider-Man, rendendolo antieroe. Perché a differenza di Venom e Morbius, che sono film ignobili, bene o male, Venom è stato molto... cioè, nell'ultimo periodo soprattutto, è diventato un eroe. Tant'è vero che nei fumetti gli hanno anche chiesto di unirsi agli Avengers. Sì, sì. Morbius è sempre stato un po' di qua, un po' di là. Lui alla fine era cattivo nel momento in cui non riusciva più a controllare la sua fame. Kraven è uno stronzo. Cioè, Kraven nei fumetti non ha mai avuto... cioè, Kraven è un personaggio che a un certo punto, in una delle ultime run, cosa fa? Apparentemente prende la sua famiglia, la moglie e la figlia, le ammazza, va dall'altro evoluzionario, che è questa entità cosmica, si fa clonare, fa tipo il suo esercito di figli, li manda a spasso per il mondo, a un certo punto arriva solo uno che dice guarda che io ho ammazzato tutti gli altri, lui lo abbraccia e dice bravo, era quello che dovevi fare. Mazza, però un personaggio perfetto per un film della Disney, una meraviglia. E il problema è che se tu mi prendi un personaggio del genere e me lo devi per forza fare come antieroe, come personaggio buono, dato che sarà, è quello che hanno fatto con Venom, è quello che hanno fatto con Morbius, è quello che faranno anche qua, a me non ha senso. Non ha senso. Comunque, come dice il dottor Antani, che sto amando il dottor Antani oggi, anche Hannibal amava tanto le persone insieme a un buon certo, perché le amava a modo suo. Esattamente. Modo suo. È arrivato il momento? Ma vogliamo parlare della vera notizia di oggi? La vera notizia di oggi? Poi ce ne sono troppe. No, ce ne sono troppe. Dopo, quella dopo. Ce ne sono troppe. Allora, Gianni, dobbiamo fare ordine. Ti prego, facci un riassunto delle puntate precedenti. Allora, dove eravamo rimasti? Allora, eravamo rimasti che Ezra Miller era stato accusato di aver
viziato e corrotto una giovane ragazza. Viziato addirittura. Così era, sì. Oh, ma aveva dato anche droga e corrotto proprio anche a livello mentale, psicologico. Una ragazza, questa si chiamava Toccata. E i genitori avevano fatto denuncia nei confronti di Ezra Miller. Intanto questa Toccata e Ezra Miller si trovavano insieme e gli doveva arrivare sta denuncia. Che cosa è successo nelle scorse settimane? Una denuncia e anche in Spagna un ordine aspetta, poi ci arriviamo. Okay. Che cosa è successo? Che Ezra Miller è scomparso del tutto. Non si sa dove sia. Dovevano recapitargli questa cavolo di provvedimento. La comparizione in tribunale. Non si trova. Non si sa dov'era. Cioè, non si sapeva dove fosse. Che cosa è successo intanto? Intanto è successo che... Hanno controllato le Hawaii. Aspetta, sono troppe cose. Ezra Miller sul suo account Instagram ha iniziato a postare alcune foto. Quindi in barba a tutti proprio. E ha detto... Ha scritto... Non potete toccarmi. Sono in un altro universo. E poi ancora, messaggio da un'altra dimensione. Ma è partito proprio. E poi ha cancellato l'account. Ammazza, un genio vero. E poi, quindi, e questa è una notizia. Questa era venerdì scorso. Poi che cosa è successo? Che intanto sono arrivate nuove accuse. Perché tanto ormai è uno sport nazionale, ogni settimana. Devi pensare, meanwhile, nel frattempo la gente... Gente che si ricorda che aveva avuto a che fare con Ezra Miller. Meanwhile, dentro la Warner con il film The Flash davanti che piangono. In realtà questa non è un'accusa vecchia, ma un'accusa di adesso. Ah, questa è di adesso. Detto che probabilmente Ezra Miller sta ospitando nella sua fattoria in Vermont una madre di 25 anni in fuga da un ex violento insieme ai suoi tre figli. A far discutere sono state però le condizioni dell'ambiente in cui si trovano i minori, considerato altamente pericoloso per dei bambini. In giro per l'edificio ci sarebbero svariate armi da fuoco, marijuana e proiettili lasciati incustoditi. Sembra che in un'occasione uno dei bimbi di un solo anno avrebbe addirittura provato ad ingerirne di proiettile. Ma queste cose chi le avrebbe dette poi? Il padre di questo padre questo violento, ex violento. Esatto. Il padre non è ex violento, è un ex violento. Che però non si sa se sia violento. Attualmente violento. Il padre ha dichiarato di aver tentato più volte di riportare a casa i tre figli denunciando il fatto, ma di non esserci riuscito, perché dopo un sopralluogo nell'abitazione... È andato tutto giù. Dopo un sopralluogo nell'abitazione da parte degli assistenti sociali sarebbe emerso che i bambini stanno bene. Ho una brutta sensazione nello stomaco, ha detto l'uomo. Rivoglio solo i miei figli, significa tutto per me. Comunque questa roba delle armi, le droghe eccetera l'ha sono dichiarazioni di questo tizio che a quanto pare massacrava la moglie di botte. Però c'è un ultimo paragrafo. Esatto, la madre dei piccoli, d'altro canto, non ha alcuna intenzione di tornare dal padre e nel ringraziare l'attore per il suo sostegno ha dichiarato: mi ha aiutato a fuggire da una situazione di violenza e a dare ai miei tre figli un ambiente sicuro. Il suo ranch è stato per noi un paradiso per guarire. Potrebbero esserci armi da fuoco per scopi di autodifesa e sono conservate in una parte della casa in cui i bambini non entrano mai. I miei figli... La stanza delle torture, esatto, di Ezra Miller. I miei figli sono in grado di rilassarsi e concentrarsi sulla loro guarigione grazie alla sicurezza e al nutrimento che Ezra ha fornito a loro. Quindi magari è così. O magari no. Allora, questo che ne sai. Posso dire una cosa? Rispetto a tutto quello che sta certezza abbiamo, che lui si è fottuto la carriera. E infatti, l'ultima notizia. In un attimo, a 22 anni, si è fottuto. In 6 mesi si è fottuto. In 2 mesi neanche. L'ultima notizia è proprio per quanto riguarda la Warner Bros. Hanno provato a svagare fino a... Forse non possiamo più far finire niente. Un report di Deadline spiega che molto probabilmente l'attore verrà...
sostituito dalla Warner. Quindi, e infatti si tratta di un problema ereditato da Zaslav. La speranza è che lo scandalo rimanga a un livello basso prima dell'uscita del film, sperando che si risolva per il meglio. Si può leggere sul sito e vabbè, quindi questa cosa qui. Ma adesso il film di Flash esce? Il film di Flash esce, allora, perché Flash è quello su cui puntano ormai, nel senso che il film di Flash doveva essere il restart del DC Extended Universe, quindi quel punto che aveva... Cioè gli ha proprio sfondato un pezzo di business alla Warner. Poverini. Io ragazzi, io spero tantissimo che questo film esca, perché mi immagino già red carpet. Allora vanno tipo da Muschietti... Andrew, senti, ma la questione è Ezra Miller. Sì, sì, esatto. Sarà una roba complicatissima. Sarà, sì. Perché comunque, no, a parte gli scherzi, per questo film ci sono ovviamente due possibilità. Io spero di più nella prima, onestamente, perché a Warner, poveretti, insieme meritano tutta sta sfiga. Io spero che la gente incuriosita da questa situazione, e quantomeno il film valga, vada al cinema, eccetera. Poi il film non varrà un cazzo, perché figurati. Però spero tanto che almeno... Cioè che non faccia il floppone micidiale, quello che distrugge... In maniera un po' cattiva, dottor Antani dice meno male che hanno ancora Amber Heard. No, non hanno neanche più lei. Neanche più lei. No, hanno cassato pure lei. Un momento pazzesco. Hanno dichiarato, e appunto per questo dico poveretti, hanno dichiarato che nei pre-screening di Aquaman 2... Non era... si sono resi conto che, non... che, no, ma... che casualmente tutto ciò è venuto dopo, dopo la chiusura del processo, è avvenuto che durante, si sono casualmente, si sono resi conto che la chimica fra lei e Jason Momoa non funzionava, chimica che si lamentava già Jason Momoa, di cui si lamentava già Jason Momoa alla fine del primo film. Si sono resi conto che effettivamente lui ha ragione, che non funziona così tanto, e quindi la tagliano. Che poi Miller è giovanissimo. Quanto sì, c'ha? Lui ci avrà... No, 29, ci avrà 25-26 anni. Ma di meno, secondo me. Di meno? Vediamo. No. No, 25? No. Più o meno. No, sì. Di più? Non ha tanti anni in meno. E poi, di meno, ragazzi, io stavo parlando in live anche io ieri di tutta questa questione, ma tu nel momento in cui stai guardando Flash... e vedi il personaggio di Flash che si avvicina o si appoggia ad una sedia, come puoi non ridere? No, è certo, perché tu pensi con la piglia e la tira in testa a qualcuno, no? Sono d'accordo. Oppure nel momento che esce una versione, che ne so, malvagia di... la versione alternativa cattiva di Flash che dice ho fatto cose terribili, come puoi non pensare a Ezra Miller alle Hawaii che picchia la gente così al... Tu prova a pensare no, comunque, 30 anni. Quest'anno 30. Ne fa 30. Sì, no, infatti. Quest'anno ne fa 30, del 92. Pensavo più piccolo, no, invece no. Ragazzi, io comunque non so questa situazione dove voglio andare ad apparare. Sicuramente, purtroppo, io credo che Ezra Miller abbia chiuso un po' la sua carriera. E se si accollassero un deepfake sul film, che gli cambiano la faccia? Guarda, hanno già provato a fare una cosa del genere con Superman e cancellargli solo i baffi ed era inguardabile. Non so quanto si possa fare. Dai. Ti ricordi quando hanno ringiovanito in The Irishman? Sì. Era un po' de plastica. Vabbè, però a mali estremi. Ma no! Per me il film lo fanno uscire perché è pronto. Sì, è pronto, ce l'hanno, ci hanno speso i soldi, ormai magari calcolano in bilancio, vabbè, famo che li però, abbiamo persi. Scusate, però, cioè, se quello doveva essere il rilancio, il film è su Flash, di Flash. Lo cambiano sul finale. Che raccontano? Cioè, la promozione come fanno? È il film di Flash con... Flash! Cioè, nel senso... Flash! Nel trailer Ezra Miller non c'è. Boh, non lo so, è difficile. Guarda, salutiamo gli amici di Warner che stanno guardando, vi do l'idea del secolo. Fanno tutta la promozione facendolo vedere che corre. Quindi vedi solo il lampo di rosse che passano. Il film di Flash! Stanno tagliando il film così, lui corre e basta. Un po' come i film anni 80 dove c'era il mostro, che non si vedeva mai. No? Faranno la stessa cosa con Flash. Mannaggia. Comunque la parte di scherzi... Per me lo fanno uscire e lo recastano alla fine. Nel senso che io spero che chiamino Grant Gustin, che è quello che fa Flash nella serie TV, per il semplice fatto che il Flash della serie TV e questo Flash cinematografico nella serie TV si sono incontrati. A livello proprio di storia, perché anche lì c'è una questione multiverso e ci sarà anche nel film di Flash, dato che saranno presenti già il Batman di Keaton e il Batman di Ben Affleck. Quindi secondo me fanno una ripresa all'ultimo, sono proprio Grant Gustin in un altro e lo cambiano. Sarebbe la soluzione più concreta per non prenderlo e buttarlo nel cesso, perché effettivamente
è il film che dovrebbe rilanciare DC Universe. Il punto, capito? E si ritrovano l'attore protagonista che scappa in Vermont con i minorenni in mezzo alla marijuana. È andata male. Infatti, veramente, salutiamo gli amici di Warner. Sì, un abbraccio. Ragazzi, davvero un abbraccio. Andiamo avanti? Da notizie tristi ad altre notizie tristi. Questa è veramente triste. Questa sì. È veramente molto brutta. Ci sono stati degli sviluppi poi ieri, ho letto delle cose. No. Racconta. Vediamo, allora. Il regista canadese premio Oscar Poragis è stato sottoposto a fermo nella giornata appunto di domenica 19 giugno a Ostuni, Brindisi. Come riferisce la procura di Brindisi, il regista avrebbe costretto una giovane donna straniera a subire rapporti sessuali per 2 giorni a Ostuni, città pugliese in cui si trova per partecipare alla prima edizione di Allora Fest, Festival Internazionale di Cinema, Arte e Musica, in programma dal 21 al 26 giugno. Stando agli inquirenti, la nota sarebbe ancora stata... Non è uscito ancora niente di... Però una cosa che ho letto ieri, iniziano a uscire alcune indiscrezioni, poi è ancora presto e anche poi entriamo veramente nel mondo del gossip, però che pare, con tutti i pare del mondo, che questa cosa tra questa donna ed Aegis non fosse la prima volta, ma che era già successo che loro avevano avuto delle relazioni, che lei aveva raccontato a delle persone delle cose, lui e lei. Ma poi lei era tornata da lui, quindi la storia è un po' più complicata da come era sembrata all'inizio. Eppure qua un altro personaggio del mondo dello spettacolo invischiato in una di queste storie che finiscono sempre male poi. Stando agli inquirenti, comunque, la donna sarebbe stata accompagnata in seguito dal regista all'aeroporto Papola Casale di Brindisi e lasciata lì alle prime luci dell'alba, in precarie condizioni fisiche e psicologiche. Vabbè, sì, poi lì l'hanno aiutata. È uscita fuori tutta la storia. Esatto, è uscita fuori tutta la storia. È una storiaccia pure questa. Non lo so, io sono stato molto scioccato da questa cosa, perché non me lo aspettavo per nulla, nel senso che anche guardandolo Poleggis non sembra... No, vabbè, non lo so, però non lo so dirti, Ezra Miller lo vedi che... No, però Ezra Miller lo vedi un po' che pa... Era pazzo anche un po' prima, era pazzerello, però... No, vabbè, tu lo vedevi anche nei ruoli che aveva fatto. Vabbè, ma è che una faccia definisce una persona. No, figurati, mai giudicare una persona dalla faccia. Però, in generale, mi è dispiaciuto un sacco ascoltare di questa notizia, anche perché ne avevamo parlato prima, qualche giorno prima, io e lui, io e Adriano. Che mi avevano dato questo link, non lo so, vediamo come si svilupperà la comunque cosa. È vero che storie sordide di questo tipo nel mondo dello spettacolo non è che non ce ne sono mai state, anche in passato, è che adesso magari escono per fortuna tutte fuori istantaneamente, se poi sono vere, certo. Meno male che adesso escono fuori, così magari si prova a limitare la cosa, ma il mondo dello spettacolo è un po' come il mondo normale, è pieno di ste porcate. Vai Giulia. Considerate che comunque lui ha dei precedenti, esatto, sì. Quindi è per quello che la giudice in Italia ha preso delle decisioni abbastanza strong, perché dice, c'è una reiterazione svariate volte, quindi a prescindere da che cosa sia successo veramente oppure no, se tu non ti approcci alle donne in un determinato modo, perché tutte queste donne dovrebbero fare certe accuse nei tuoi confronti, cioè nel senso, altrimenti allora tutti gli uomini dovrebbero essere accusati di queste cose qui. Cioè, certo. Perché alcuni sì e la maggior parte degli altri no? Eh sì, evidentemente c'è qualcosa nel tuo approccio che di strano. Ma lui adesso è stato trattenuto in Italia? Sì. Che cos'è? È arrestato? Che sia arrestato questo qua non lo so, adesso controllo, però non credo che sia arrestato, forse ai domiciliari. Vediamo. Hanno messo in custodia cautelare. Ai domiciliari. Ok. Pensa a te. Va bene. Chiudiamo con l'ultima notizia. No, aspetta. Strano che non sia stato chiamato da Warner. È vero, strano. Secondo me c'era una chiamata sotto. Sì. Aspetta. Volevo parlare innanzitutto di due notizie perché sono molto simili. No, chiudiamo la sezione notizie con una notizia. Perché dobbiamo parlare di una notizia a cui Giovanni ci tiene e la utilizziamo cazzo! Per chiudere. Ma quella la utilizziamo per chiudere, aspetta. Volevo parlare di due foto uscite importanti, una diciamo leak dal set, un'altra invece foto ufficiali promozionali. Sono uscite le foto ufficiali promozionali di Il Signore degli Anelli, Gli Anelli del Potere, attenzione, la prossima serie Prime Video. Guarda che spettacolo. Bello. Cioè tu lo vedi e dici proprio... Questa è foto promozionale? No, questa è foto, è un frame, dovrebbe essere in realtà un frame proprio del film, della serie.
E no, sono, però sono fichissime. Adesso sì, faccio vedere. Cioè, mettiamo il link per il podcast. Naturalmente per il podcast, se andate, schiacciate il link, trovate anche le foto. E sono anche uscite i primi scatti di Barbie e Ken. Margot Robbie. Allora, aspetta, mentre... Queste sono le foto del Signore degli Anelli, intanto. Sono pazzesche, sono molto. Beh, sì, è roba molto interessante. Questa per me è allucinante. Cioè, questa quando ho visto questa foto, ho ripensato, quando hanno detto che avevano speso tipo metà del PIL della Nuova Zelanda per fare tutto la serie. Cioè, per me l'hanno già solo a livello di make-up, metà gliel'hanno dato qui. E se escono così fighi anche all'effetto finale in video che si muovono, eccetera, io alzo le mani. Belle, belle, sì, belle. Sì, siamo tutti a settembre. Esce? No, sì, ai primi di settembre. Siamo tutti ad agosto. Esce House of the Dragon e a settembre Gli Anelli del Potere. Ma sono uscite anche le foto appunto di Barbie e Ken. Ma mi spiegate questa cosa? Sono un po' di giorni che io vedo Ryan Gosling. Ma lui sarà Ken? Ma spiegatemi. Con questi pantaloni con su scritto Ken, no, sulla mutanda. Cioè, sì, le mutande. No, Giulia, mi spieghi che cosa sta succedendo, per favore? Che io non ho capito cosa stanno facendo. E Greta Gerwig sta facendo un film su Barbie con Margot Robbie che fa Barbie, Ryan Gosling che fa Ken. Io sono già follemente innamorata di questo progetto, perché poi soprattutto fatto da Greta Gerwig, non so che cosa potrebbe uscire. E perché uno pensa, beh, sarà una trashata totale, però lei non è esattamente la regista delle trashate totali, quindi sono super 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 interessata a questo progetto. E ci sarà anche Will Ferrell, Simu Liu, ovvero Shang-Chi dell'MCU, c'è, cioè, un cast pazzesco, e veramente sono troppo curiosa. Poi Ryan Gosling così ossigenato a fare Ken, lo amo già Ma si chiamerà proprio Barbie e Ken? Sì, Barbie. Si chiama. Mi domando solo che se sorpresi. No, secondo me questa è la mia domanda. Secondo me, sai, la che sarà buona. Questa è una di quelle situazioni dove stanno tutti a cena una sera, bevono un po' troppo, e a certo punto lo fa Tareggia a far film su Barbie e poi parte la discussione. Parte la cosa, qualcuno firma, qualcuno un contratto, scrive, quindi film su Barbie. Non funziona. Devi accenderlo forse. Vabbè, niente, non funziona. Accendi. Alla stessa cena hanno parlato di Zorro e Django, tra l'altro. Esatto. Stessa scena, però esatto. Tarantino. No, sì, però secondo me sarà un film, non so come, molto simile al The Lego Movie. Più o meno per intenderci a livello di stile, cioè critica della società, ma molto cazzaro, quasi assurdo. Potrebbe essere una roba del genere. Dark Lucy dice: e così cominciò il Barbieverse. Ammazza. Ma chiudiamo con. Sì. Scusate, chiudiamo con la notizia di cui voleva parlare Gio. Parlaci di questa notizia, Gio. Te la faccio leggere a te. Dire che così non è una notizia, cioè. Dai, Sereno c'ha 60 anni. Ho capito, però c'è Anthony Hopkins, quanti cazzo ne ha ancora recita. Cioè, così arriva questa notizia che Brad Pitt dice: basta, altri 6 mesi e mi ritiro. Dice: voglio fare altro, cioè, voglio Brad creare. Pitt, sì, Brad Pitt, lui è già a una società di produzione, si chiama B-Plan, mi pare, ha vinto pure degli Oscar, quindi cioè come produttore funziona già da diversi anni. Però diciamo che colpisce un po' quella cosa che dice: guardate, altri sei mesi e smetto. Sì, basta, adesso l'ultimo semestre, trimestre. Esatto, c'ha anche ancora due progetti. Mi pare uno sempre con Margot Robbie. Mo c'ha Bullet Train, che è quello lì che abbiamo visto il trailer. Sì, e poi c'ha Babylon con Margot Robbie, che è quello di Chazelle. Esatto, che è di Chazelle, che è quello, non vedo l'ora, ambientato a Hollywood negli anni 20, se non mi ricordo male. Sì, Chazelle, sì, che è il tizio di La La Land o l'incredibile First Man. No. Whiplash, l'incredibile Whiplash. Cioè, non lo so, ma è rimasto. No, non so, no, è rimasto per carità, un po'. Sta finendo un'epoca, Giovanni. Dobbiamo un po' iniziare a metterci l'anima in pace. Sì, così, è andata così. Piano piano. Quindi più Ezra Miller e meno Brad Pitt. Esatto, abbiamo Ezra Miller, le nuove leve. Esatto. Cioè, lo sai quale sarà il vero, il segnale proprio della fine dell'epoca? Quando si ritirerà Tom Cruise. Madonna. No. Ragazzi, succederà. No. Fra l'altro. Ragazzi, succederà, preparatevi. No.
lui muore in scena. Muore. Sono d'accordo con Giulia. Esatto. L'unico sarebbe guarda, sarebbe la degna fine di tutta la sua carriera. Cioè, lui che in qualche modo fa un film dove muore veramente durante le riprese. Mi dispiace, però muore, e secondo me lui l'ha già previsto e ha detto: ragazzi, se mi spappolo, mandatelo, montatelo nel film. Lo fa apposta, dato che è tanto legato al realismo. Farà un film dove il protagonista muore, e per calarsi nella parte muore sul serio. Ma sì, esatto. Guarda, fra l'altro, piccola parentesi: Top Gun arriva a 900 milioni. Ma ci arriva il miliardo? Ma ci arriva il miliardo? No, qua siamo. Speriamo. Non lo so, però speriamo. È arrivato a toccare. Ha toccato. È il miglior film tra di poco, sì, cioè di guadagno a livello di incassi. Ha toccato e sta quasi superando Doctor Strange. Che pensare che Top Gun massacra. Ma questo è il segno di quando poi i film vengono fatti bene e la gente se li va a vedere. Sì. Alla faccia Io infatti purtroppo ancora non sono riuscito ad andarlo a vedere, ma sto aspettando che arrivi a 999 miliardi. Per essere tu. Per essere quello che lo fa arrivare al miliardo. Beh, no? A questo punto ho aspettato fino adesso, aspetto proprio 10. Perché poi, allora, parliamoci chiaro, ragazzi, è un'americanata. Sì. È un'americanata, però è un'americanata fatta bene, come si faceva negli anni 90 con tutti i crismi, certo, delle americanate, con le battute delle granate di a tizio che gli ho voluto bene se dovessi morire, sì, è stato un piacere, è stato un onore, pacche sulle spalle, sudore, rugby, bello, però bello, ben girato, ben recitato, regia molto figa, la storia semplice ma funzionale, coatto. Fichissimo. Tu esci dal cinema fomentato come un coglione. Giovanni, la devi smettere di sbattere sul tavolo. Non basta. Saranno contenti i nostri amici. Avanti. Ragazzi, ci ho provato. No, però è già bellissimo. Sì, è bellissimo Top Gun Maverick. A me quello vecchio annoiava a morte, infatti sono stata trascinata da mio fidanzato al cinema e dice: no, ma non ci vuole. Aspetta, Giulia, ragazzi, Giulia ci saluta, ciao Giulia, grazie. No, vi giuro, non voglio andare a vedere sti tizi che volano per 2 ore e mezza, che mi frega. Ma giocano anche a beach volley. No, vabbè, però non è beach volley, è beach rugby, no? Beach rugby, sì. È rugby sulla spiaggia. Invece è una figata sto film, è una figata, mi è piaciuto da morire ed era tanto tempo che non uscivo così felice dal cinema, proprio ti mette in pace. Il Mingus dice: una bella propaganda militare americana di 2 ore e mezza, sì! E va bene, ma va bene perché è dichiaratamente quello ed è fatto bene, sì. Andatela a vedere se non l'avete visto. Che problema c'è? Tra parentesi, Andrea, visto che tu ancora non l'hai visto, ti consiglio di andarlo a vedere in una sala tipo IMAX se ce l'hai. Ma sì, è difficile trovarlo ormai in IMAX. Io sono andato per 2 motivi. Il primo perché la settimana in cui è uscita ero super incasinato. Secondo perché sapevo che dovevo andare a New York. E dato che mi faccio prendere bene a New York, tipo a Times Square ci sono gli stand, quelli dell'esercito, della polizia, se vuoi unirti. Ho detto: io se vado a vedere Top Gun Maverick, quando arrivo lì a Times Square vado già lì con il documento. Dico, voglio entrare. Guarda, tu ci scherzi, però il primo Top Gun, questa la racconto sempre quando se ne parla, perché il primo Top Gun ha veramente ispirato un mio cugino che adesso è pilota della NATO. Cioè lui, dopo aver visto Top Gun negli anni 80, si è fomentato così tanto che ha deciso che voleva fare il pilota ed è diventato pilota. Pensate. È pilota quei cosi lì. Come io che quando ho visto Indiana Jones volevo diventare archeologo. Figurati, ma pure io da ragazzino tutti volevano fare i Goonies. O come io che quando ho visto Spider-Man volevo diventare Spider-Man. E c'è una foto che lo dimostra, che non mostriamo per decenza. Vabbè, andiamo alla sezione dei trailer. Andiamo. Iniziamo, parliamo. Scusate, fatemi dire questa cosa per rassicurarvi riguardo Brad Pitt. Allora, avete presente i Pooh? Quanti concerti da Dio hanno fatto? Sono d'accordo. Potrebbe essere la sindrome dei Pooh che sta colpendo Brad Pitt, vi dico solo questo, perciò non molliamo le speranze. Scusate. Posso farvi invece anch'io una domanda velocissima per chiudere Maverick, dato che al di là di tutto voglio assolutamente andare a recuperare il cinema, infatti nel weekend magari se riesco vado, visto che la regia di Kosinski è stata esaltata da tutti praticamente, qualcuno ha visto Spider-Head già su Netflix, che è sempre diretto da lui con Chris Hemsworth? No, non sa dire se è più o meno anche questo incredibile. Ok, boh, basta. Non l'ho visto. Lo volevo vedere,
Però dal trailer mi sembrava una cosa talmente tanto strana che devo stare con il mood giusto per vederlo. Ecco, diciamo così, perché sembra un po' una commedia con questo Chris Hemsworth che fa le faccette, le risatine. Poi sembra una cosa un po' seria, non lo so, è stato un po' strano il trailer, però lo volevo vedere, sì, penso che lo vedrò forse dopo stasera. Anch'io lo guarderò. Comunque, chiudiamo, visto che allora, siamo a 10 minuti. Arriviamo a parlare, sì, volevo parlare solo, allora, naturalmente, trailer. Aspetta, cioè, sì, infatti, Giovanni, un attimo, fammi dire. Volevo dire che tutti coloro che si vogliono vedere i vari trailer usciti durante la settimana li trovate in descrizione, voi che ascoltate il podcast, e ce ne sono diversi, anche alcuni molto interessanti, per esempio quello che dicevi brevemente tu. Sì, prima Vai. Parlavamo di Apple TV Plus, sì. Ed è Smile, sembra molto interessante, è un horror un po' strano, e sarà in esclusiva su Apple TV Plus, sì. Mi è piaciuto il trailer, anche a me è piaciuto molto. A me Blonde mi ha incuriosito tantissimo, sì. Che è un teaserino di un originale Netflix che parla di Marilyn Monroe con Ana de Armas. Sì, che sì. Uguale pazzesca, sì, è molto ragazzi. Bello il trailer, pazzesca, sì. Sì. Ma il vero trailer di questa settimana è, ragazzi, uno solo. È uno solo, Stranger Things 4 volume 2. Togliamo il sento. Sì, ho levato è l'audio. Bello. No, questo è l'unico che ragazzi mi ha fomentato come veramente poche cose. Però io ero là per vai. Però per chi non ha visto può essere spoiler. Attenzione. Per chi non ha visto la prima parte, no, ma manco più se di tanto. Se non avete visto la prima parte, ragazzi, è un problema. No, ma neanche più di tanto. No, ma non è spoiler. Non ci sono dettagli spoilerosi. Che cosa capisci? Di faccette. Io vabbè, solo Brenner. Brenner, ma l'hanno vedi al no, comunque abbastanza presto lo vedi, no? Vabbè, io sono rimasto folgorato da questa stagione qua. Bellissimo. E sono arrivato a vederla. Tra l'altro l'ho visto che con l'anteprima di Netflix, che proprio ero lì, ho detto, vabbò, la vedo. Perché era passato talmente tanto tempo dalla terza stagione che poi non mi aveva neanche colpito particolarmente la terza stagione, che ho detto, infatti ogni volta che ne parlavo e ho fatto anche le reaction del primo trailer, ho detto, sì, carino, però non lo so, secondo me è passato troppo tempo e non è che abbia così tanta voglia. Sono rimasto folgorato, letteralmente. Ma soprattutto perché rispetto alle prime tre stagioni ha fatto un salto sul punto di vista dell'horror, sul punto di vista della messa in scena enorme. Io, come chi segue questo podcast sa, sono fermo alla prima stagione di Stranger Things. Non ho visto la seconda, non ho visto la terza, perché non mi ha comprato, non ce l'ha fatta. Pure strano, è proprio quel film anni 80. È quello il problema, troppo spudoratamente della serie. Guarda, ti faccio vedere tutte le cose anni 80, così ti faccio venire tanta nostalgia e te lo faccio piacere. Quando è troppo con me ci sono riusciti, hanno fatto proprio dentro. Tu conta che in questa quarta stagione ci sono delle scelte proprio anche registiche di montaggio che fantastico. Avrebbero dovuto farle così, tipo su Obi-Wan. Nella prima puntata praticamente nello stesso momento c'è una partita di basket e una partita da Dungeons and Dragon ed è montata in modo che l'esaltazione da un lato e l'altra vada un crescendo continuo, no, e si va a mischiare il tutto, e io gli ho detto, vabbè, guarda, può essere che alla fine lo recupererò, ci rimetto il secondo, vedo seconda, purtroppo terza. La seconda ti dico è la più brutta per me, sì, la seconda per me è stata la più brutta per me, no, la seconda per me è stata proprio un vabbè, volete, non sapete dove andare. Quando esce? E uscirà il primo luglio. La seconda parte della prima stagione, cioè le ultime della quarta, le ultime due puntate, dove l'ultima dura tipo 2 ore e mezza e la penultima durerà un'ora, 2 ore e 20, sì. Una puntata di 2 ore e mezza. Ma calcola che tutte le puntate della quarta stagione ero con questa posta. Ma tutte le puntate della quarta stagione durano da 1 ora e 10 a 1 ora e 18. No, anche di più alcune. La finale era 1 ora e 30. Sì, durano questo pure tanto. E c'è una cosa che volevo dire sulla quarta stagione, di cui io ero sicuro fin dall'inizio, ma adesso sono uscite varie interviste con i fratelli Duffer. Non finirà bene, e quindi qua parte il Toto morto. Io, ragazzi, io no, non mi spoilerate, no, le cose. Allora, ma che ne so? Bene. Vabbè, ragazzi, aspetta, questo è un Toto Scusate, morto. Possiamo fare i Toto morti dicendo il nome, ma senza spiegare le motivazioni. Certo, il Toto morto così a brutto. Facciamo così, per me, Steve. Sì, Steve, sicuro, 100%. E lo stavo.
e lo sto dicendo da quando dalla prima puntata che ho visto. Detto, crepa Steve. Anzi, vi dirò di più. Per me ne muoiono almeno due. E i miei due nomi sono Steve e Mike. No, no, secondo me i ragazzini non muoiono. Muoiono i grandi se devono morire. No, io sono per banale. Nancy. I grandi sono banali. Ti ricordo che la quinta sarà l'ultima stagione. Ah, perché ce ne sarà un'altra. Ce ne sarà un'altra. Che coglione, no, guarda. Okay. Io volevo iniziare a vedere perché finiva adesso. La quinta sarà l'ultima stagione. Quindi in questa devono ammazzare qualcuno di importante. Quindi o muore Steve, o sì, muore no, alte, Will, credo. I grandi... Esatto. I grandi dico non i più piccoli, cioè la fascia intermedia, sì, tipo sì, Steve, sì. Robin, Jonathan, Joyce, ah, no, non gli adulti, quattro... i ragazzi grandi. Ah, okay, i ragazzi okay, grandi okay. Dico. Allora Steve, quasi sicuramente Steve... qualcuno deve morire, qualcuno importante deve morire. Potrebbe essere, allora io non so perché mi sono flashato questa cosa, qualcosa a che fare con Will, visto, però questo forse è più nella quinta stagione, essendo iniziato tutto con lui. Questo potrebbe portare a una conclusione, magari anche proprio con la sua morte. Nella quinta, però, sto dicendo, potrebbe esserci oppure, anche nella quattro, ma non lo so. Se non è Steve, è la ragazza, come si no, chiama? Robin! No, Nancy. Se non dai, è Steve ce la Nancy. O Steve o Nancy. Steve e Nancy, Steve uccide Nancy. Nancy, ecco, una cosa del genere. O lui o lei. Steve e cessi, sempre lì nei cessi. Camarezzi, invece, sempre finendo dei trailer, giusto per citare, sì. Ho visto c'era Beast, che è un thriller con Idris Elba, che insieme pare giurarsi leone. Con un leone un ma po' che più cazzo me ne frega? Un leone, te credo, vai nella savana e sono leoni che ti attaccano, non è un segreto, va bene. Blondie, l'abbiamo detto. Blackbird mi ha incuriosito. Ed è... Questo è uno degli ultimi film di Ray Liotta, perché ricordiamo che è morto un paio di settimane fa Ray Liotta. Esatto. E questa qui è una serie originale Apple TV Plus. Mi ha incuriosito con anche questo. Taron Egerton, anche sì. E vabbè, The Princess, a proposito del girl power, penso esatto. sia evitabile, no, Giulia? Non so se l'hai visto. Sia evitabile o inevitabile? No, evitabile. Evitabile. Non lo so, poi con. Non so se avete visto il trailer. No, in realtà no. Sostanzialmente è questa storia ambientata nel Medioevo, sì, circa, sì. dove lei è una giovane donna, principessa proprio, promessa in sposa, come si faceva in epoca medievale, a qualcun altro, ma lei si ribella e diventa Sherlock Holmes. Dove nel senso che inizia a picchiare tutti. E secondo è un misto tra Sherlock Holmes e come si chiama quello che spara a tutti? John Wick. E John Wick, esatto. Io ho una teoria su questo The Princess. Ma se fosse un prequel di Xena? La principessa? Ci hai pensato? No, a me mi sembra una gran cazzata, però ti posso dire. Potrebbe essere. No, perché è praticamente Xena da giovane, ragazzi. Guardatevi il trailer, lo trovate in descrizione se state ascoltando il podcast. Però sei un po' trashotto. Un po' zarrotto. Trashotto bene, dai. Allora sì. Fatti a farmi. Io amo il trash. Non lo so. Bene. Concludiamo questa puntata parlando delle uscite. Che ci daranno in sala questa settimana. Iniziamo dai Viaggio degli Eroi, un documentario italiano. Invito al viaggio, concerto per Franco Battiato. Questo qui lo ripropongono al concerto? Cinema. Sì, è un concerto di Franco Battiato. Per Franco Battiato. Ci ha lasciato quanto? Sette mesi fa? No, di più mi sa. Un annetto abbondante. Poi abbiamo Paradosso Contraddittorio, altro documentario. Abbiamo Freedom, documentario. Abbiamo Elvis. Stanno dicendo tutti che è molto bello anche questo. Sì, ho sentito. Ci andiamo giovedì. Vuoi venire? Andiamo tutti giovedì. Provo a organizzarmi. Questo giovedì Slim Dogs va a vedere Elvis. E poi abbiamo Black Phone, questo thriller horror di Scott Derrickson, che è il regista del primo Doctor Strange. Penso. E abbiamo poi Casablanca Beast. Un drammatico, un film drammatico. Abbiamo I Giovani Amanti, un film anche questo drammatico. La ragazza ha volato, altro film drammatico. E poi abbiamo Studio 66, una commedia. Ma tu non sai leggere. Studio 666, scusate. una commedia horror musicale. E ci sta. Cosa vuol dire horror musicale? Adesso ti ammazzo, ti rincorro. Scappo, devo scappare. È tipo Chrissy, wake up. Cos'è? I don't like this. Chrissy, wake up.
cos'è Gianni? Esatto. Voi state su TikTok? Vabbè. Se non state su TikTok, ascolta, però. Se non state su TikTok, scaricatevi su TikTok, perché Slim Dogs è ufficialmente su TikTok da un paio di settimane. Andate a seguirci e facciamo vari format. Vabbè. C'è Adriano che si incazza, visto che assist che non fa. Cioè, i format si basano su Adriano che si incazza. No, c'è anche. No, c'è anche Andrea, ti dico solo questa cosa, c'è Adriano che prova a indovinare senza aver mai visto, letto, fatto altro i nomi dei personaggi dei supereroi Marvel. La media è 1 su 5. Raga, non ha fatto finta. Ti dico solo una cosa, c'è un personaggio che non spoilerare. No, uno. Quello, no, proprio quello. È quello che vuoi dire? Quello fa mega ridere. No, quello è. No, andate a vedere su TikTok. Andate a vedere su TikTok. Sai che non questo. So se c'è. Comunque, David Grohl, quello di Studio 666. Vabbè, quindi un horror musicale. È David Grohl, quello che fa. Che è il cantante dei. Dei? Ah, Dave Grohl. Dave Grohl. Dei Foo Fighters. Dei Foo Fighters. Ah, ex batterista di Nirvana. Non sapevo, c'è lui. Ah, è lui, cazzo. È vero. Soprattutto, ma non conoscete Chrissy Wake Up voi? Quella su TikTok che sta andando un boato. La canzone è via. No, cercatela, perché se avete amato Stranger Things hanno fatto la parte musicale di come si chiama il ragazzo rocchettaro che viene Eddie. Quando vede per la prima volta quella Chrissy, quella ragazza cheerleader che inizia a tramutarsi perché è presa da Vecna, e hanno fatto tutta quella parte cantata come se fosse un musical horror, appunto. Quindi andatela a vedere. Ah, che poi nel film scrivono c'è anche poverino il batterista che ci ha lasciato dei Foo Fighters di recente, di cui adesso non ricordo il nome, Chris qualcosa. Non mi ricordo. Non mi viene il nome, mi pare. Vabbè. Va bene. Basta, finiti? Voi quale volete andare a vedere? Io a sto punto Studio 666 lo devo andare a vedere, per forza. Io Elvis. Elvis anche, sì. Io Black Phone, perché c'è anche Ethan Hawke, se non sbaglio, sì, e quindi lui negli horror mi piace sempre da Sinister in poi. Io amo Sinister tantissimo, l'ho visto tipo 40 volte, e quindi sì, horror per me, grazie. Va bene, Black Phone pure da recuperare. La pizza non è arrivata. Perfetto. Ma noi ce ne possiamo andare tutti quanti. Ringraziamo Giulia, ragazzi. Credo che se fate punto esclamativo Giulia trovate tutti i suoi link e contatti vari nella nostra chat. Ringraziamo anche Andrea. Vi ricordo che c'è ovviamente la pagina di Nerd Movie Production. Anche lui, non so se è Andrea, ma credo Nerd Movie. È Nerd Movie. Ho visto Nerd adesso Movie in chat. Su in chat avete tutti i contatti e tutti i link di Nerd Movie. Andate a vedere il loro sito e poi venite a noi che parliamo delle loro notizie. Gli rubiamo le notizie. Sì. Sì, Andrea, lo ammettiamo. Grazie, Gianni, Andrea. In culo le notizie, dai. Ci sentiamo poi al prossimo caso di Ezra Miller. Esatto. E niente, grazie a tutti, grazie Giulia, grazie Andrea. Pizza e Cinema, il podcast in cui mentre aspettiamo la pizza parliamo di cinema e serie TV.